Amici, che bello tornare nella nostra fattoria che Vector è sarà un sporca imbecille, di cacca, purtroppo. sarà tutta sporca, tutta zozza, piena di pezzi di Che diarrea. dici? Vabbè, Che ho capito, è dici? un po' Fammi sporca, no? aprire Firmest Tamer's Tailor. Un po' sporchina la nostra fattoria, c'è dentro i Ma perché morti. dalla barra di ricerca non me lo trova sto gioco di merda? Guarda, devo aprire l'Epic Game Store. Passato che sennò devo Ah, rischiare via, di avere sono infarto. tutta. Ma Ciao chi è? amici, C'è? ma cos'è Salve, quel signora piccolo? Maria. Ah, quello, un saluto. Ovviamente, fa piacere sentire, sapere che funziona tutto bene all'interno del Pasta tuo corpo. cagotto. Che schifo. Obiettivo di oggi, dicevamo, infatti, perché abbiamo comprato il campo, no? Bisogna darci un nuovo obiettivo. Ma l'obiettivo è quello di prendere Io voglio prendere tutti tutti i i campi. macchinari Ma più no, grandi sì, del ma ti devi gioco. dare l'obiettivo giornaliero, però E anche. non li L'obiettivo conosco. giornaliero. Allora, innanzitutto voglio vedere quanti soldi abbiamo, perché sennò l'obiettivo Non non abbiamo Perché non mi nulla. ricordo più Almeno una tre. fava. Ne avevamo. No, aspetta, avevamo appena preso il campo. Ma. Le galline. Vabbè, le galline quello è una cazzata. Cioè, due Ma sto spicci. prendo tutto Non so se tranne ve ne siete fiducia. resi conto, ma c'è un nuovo VIP. Sì? Quando? Non ce ne si rende mai Eccolo lì! conto. È vero, c'era Delpi. Delpi Delpi, il 27. signor Delpi, eccolo là. Faccio. Facci. Che palle che non suonano queste Eh cose. no, non suonano E purtroppo, purtroppo non amici. c'è. Non credo Vabbè, ci sia proprio la possibilità comunque, di mettere gli se alert vedete che non dopo le ce ne siamo cose. accorti, Ma c'è le ditecelo stelle voi Parable che. gratis? Wow, ce l'ho già. Io l'ho preso, Aspetta, ce l'ho già. avevo preso anche Watch Dogs, anche se ce l'avevo su Play, l'ho preso allo Perché stesso. Io anche ho c'è. preso tutto, tanto Sto a sto brodo. prezzo, esatto. Stelly Purtroppo, Parable, molto perché se carino. fosse il modo di mettere l'alert, avrebbe più senso anche il conte e la contessa. Poi sarebbe un burdel, però. Minchia. Però, Mi ha dato solo però avrebbe limitate il senso. riscatto, Eh sì. quindi pare che sono 10 alive. Sì, che io devo capire se sono 10 a persona. No, 10 in totale tra live. E dove c'è scritto però? Perché l'altra volta le avevamo contate, non ho fatto i 10, poi nessuno riusciva a Ok. riscattarlo. Allora Ma sì. anche il VIP di ieri, boh, uno non riusciva a riscattarlo dopo che è già stato riscattato uno. Quindi non vuole che ci sia. Ti Ho dico, amici, aperto Uplay, c'è la base di vendita. ieri sera ad Lars alle 3 di notte più o meno, 4, mi ha mandato un messaggio vocale in cui mi diceva perché non abbiamo un rapporto omosessuale completo. E volevo farvelo sapere. Ma ottimo, ottimo. Però l'ho salvato lì. Ma di là Era c'è un sobrio? buco di No, mezzo. era Cioè. sobrio, sì. Grazie all'Airbrack. Era sobrio, però. 32 mesi, grazie mille. Ah, è là. Pensavo Sono ci avesse 32 come il rubato. vecchio Grazie Magic all'Airbrack. Johnson, Madonna fortissima. Poi dobbiamo rinvitarlo a qualche partitina di golf. Ormai il golf è il Magic momento per Johnson. invitare ospiti. Io Non ho chiesto. Non lo voglio più, Lars. Io ho chiesto a Budi un mese fa. È il mio Era lunedì, posto. figurati Sei se si ricorda geloso? quando l'ha vinto. Ma. No, allora, Figurati. Budi. Io non lo. Allora, a parte che con Budi abbiamo litigato, adesso lo possiamo dire È che è vero. passato un po' di tempo. Purtroppo abbiamo avuto una brutta. Ridi, sono cose serie. Scusami. Abbiamo avuto questa brutta lite. Gente No, sbattuta contro Thunder il muro, Thomas, ci piatti sono che state altre volte. volavano, sangue. E purtroppo adesso siamo un attimo in crisi. Fatto. Devo entrare io, però, sennò non saprò mai Sì, come c'è fare. Corvo fa il boccia su Animal Esatto. Crossing Simulator Io 2019. arro i campi con le mani. Le Carmel, mani che. magari io gli ho fatto fare una brutta. Cioè, magari l'ho messo in imbarazzo perché era una cosa vera quella che voleva avere rapporti con me. Era una cosa serissima e l'ho in mezzo a un sacco di Magari te l'ha scritto a gente. mezzanotte proprio perché, oh, che Sì, è una palle cosa sta gente che intima si da unisce. morire. Mi Sì. chiedo scusa, Drago. Eccomi. Ciao Franci, buona mattinata. Quindi, Cosa stavo dicendo? dov'è il No, niente. campo che avete Budi, cosa? comperato? Aiuto. Sedere voce Ah, del deve verbo. Ah, crescere la ok, perché roba. non è il sedere inteso come esso. Ma come sedere, ci sta, mi piace. Allora, Qua new come la team situa? partecipa. Posso iniziare? Perché Perché alcune, metà è fertilizzato al 100 e metà al a 50? 62.000 Boh. abbiamo. Qui non so. Non ci passavo mai due volte sopra. Io comunque l'obiettivo quello generale del gioco sarebbe quello di avere tutta la mappa, ma Ah ci no, adesso mancherebbe dobbiamo un avere gli altro. animali, Come moro, stai? mettiamo gli animali. Sì, vabbè, ma le galline sono due spicci. Ma infatti no, fare le galline. Ora tu Come ti sei preso no? la responsabilità di avere Tra le galline. l'altro, Guarda, ieri mi hanno coglione. detto Vabbè, che bamboo. farmare l'erba conviene un botto. Io te l'avevo Perché? detto. Io te l'avevo detto che avevo È visto il perché video di poi quello te che fa la puoi anche le balle. fumare. Ah, ecco. No, però. Quel tizio che Perché da faceva un le balle di sacco. fieno nel video Ma le balle di fieno sono un e le balle di burdel. erba e faceva un sacco di soldi.
Però c'è il macchinario come al solito, il tunnel. Io voglio usare Bumblebee. Voglio usare che Hulk. Cazzo faccio? Guardate se c'è qualche contratto decente. Sì, bisogna vedere se c'è qualche contratto. Magari anche uno abbastanza grande, perché tanto siamo in tre a farlo. Voglio la vostra sfascim. Ma che cazzo hai ma perché non sai leggere tu? Voglio fare la vostra spaccina. Spaccina cos'è? Scusa, ma ha più senso quello che ho detto io. Ma non c'era metà delle parole che hai detto. Non lo so, metà delle parole. Come ieri nella tua live che ho scritto una roba, che cazzo hai letto? Allora, quello l'hai capito tu. Quello l'hai capito tutti già tra la no, allora io ho scritto ciao, sono di nuovo qui. E lui ha detto ciao, sono nuovo di qui. Ma guarda, che l'ha letto buonasera. Guarda, l'ha letto un sacco buonasera, di gente ben arrivato. Un sacco di gente ha letto tutti rincoglioniti me. Allora Marco, infatti sono quello che ti sei bravo nel mondo. Beh, però saper leggere, effettivamente, se non sai leggere, sarei così. Se non è che io voglio, ma lo sono, ma per altri motivi. Moro lo è più di me, però, perché se certo. Tutti abbiamo pensato che dicesse la stessa cosa. Vabbè, tutti non sapete leggere, perché ho scritto giusto io. Ce n'è uno da 179.000, Moro. Madonna. Il campotto, innanzitutto, bisogna seminare le patate, però... Allora, con il cazzo, ma cazzo, grosso, e gli altri fanno tutti cacare. Ho capito, ma seminare le patate è veramente la cosa più terribile. O ci mettiamo in quattro. Ma non c'hai le seminatrici, comunque. Sì, due te ne danno. Ho capito, ma Gizzaro, le patate le semini a due a due. Da fare la legna, allora. Allora non c'è. Cioè, in quattro ci metti comunque 5-6 live. Ma di far legna cacare. Sono tutti piccolini gli alberi. No, abbiamo un altro campo adesso. Ma pare che abbiamo anche gli alberi quelli grossi che mandano. Igor, grazie Igor. Qua c'è da seminare. Grazie Igor. Batto questo progetto preparando due esami estremamente noiosi. Dove c'è da seminare? In modo che la noia della quarantena confronto divertimento. Ma porca miseria, qui Marco forse serve un Bumblebee. Arrivo. Qua devo sistemare il terreno, però. No, non è vero Marco. Sto sbagliando. Sei inutile. Dove sei? C'è forse un centronchetto davanti? Riesci ad agganciarlo. Però qui devo assolutamente sistemare il terreno. Vieni. Certo, dritto, stop. Perché l'aggancio è di qua, pirla. Ma sono pirla solo. Fare il giro. E voi lat. Questo campo è finito. Va a vedere se c'è da vendere roba, perché non mi ricordo. Allora, questo qui, palo, questa MT3 è quasi piena. Allora mi sa che era tutto lì. No, perché con la MT3 lì credo che basti per fare entrambi i campi. Allora, ci servirebbero due di questi. Dov'è il camion chain? Arrivo. Il camion? Sì. Dove andare a vedere. Occhio. Cos'è che è? Quello? Fermo, c'è Marco! Questo è un pirlè. Fermo, devi andare al ristorante, dai, qua vicino. Anzi, è già nostro. Ma la rovesci tutta nella testa, così. Ma non ci sta lì, tutto? Credo di sì. Tu già finito? Ah, ecco cosa dovevamo prendere, guarda il camion. Sono incastrato, amici. È vero. Ma Marco, ma non ci sta un cazzo. Ah, perché sei uno strozza. No, mi stavo muovendo perché non stavo più scendendo. Pensavo avessi finito io. Mi faccio la doccia. Dobbiamo prendere il camion. Costa mezzo milione. Ma non hai cambiato lo stream. Aspetta, faccio io. No. Mezzo milione il camion, quindi... Il camion? Sì. Perché voglio guidare il camion bello a portare le robe. Dai, È pieno, No, dai, mi manca il 4%. Tienilo per la prossima volta. Devo stare attento qua a non sbattere contro. No, il silo sì, dovrebbe con essere te, buono. Yezar, mi controlli un attimino dove... Al ristorante, devi andare. Al ristorante. Sei di nostra di proprietà. No, lì, quello sopra di fianco, sei quello che abbiamo noi... No, dietro di te. Ok, aspetta. Allora. Faccio una manovra. Adesso. Devo sfusinare perché è un casino. Mamma mia che scatto. Madonna che laggata. Ha fatto una laggata incredibile. Mietitura 2000. Che cazzo ci facciamo con 2000? Ti compri le mietitura patatine. 17.000. Però le barbabietole da zucchero. No, allora le mietiture sono la cosa migliore perché poi vai a rivendere. Ristorante, anche ma c'è sulla mappa frumento, il frumento, questo qui. Ma di fianco a noi, Mark. Non mi ricordo mai. Campo 11, qual è il campo? Perché poi rivendiamo il raccolto e ci facciamo almeno cazzo, il doppio. È grandino. Forse è questo. Qua. Sì, lo vedi? Qua, sì, è grandino. Però vabbè, contando, facciamo, contando che ci rifacciamo anche... Almeno il doppio. Quanto è? 16.000. Ci facciamo almeno 40.000 in totale. E se già un ambiente batte con la pala grande. Vediamo un po' quanti piccioli. Dai. Ma sì, prendilo. Ma se ci alterniamo anche a farlo. Pronto? Vabbè, sono tutto fermo. Sì. Mi si è frizzato tutto. Forse hanno comprato cose. Sì, ho comprato le robe. Tanto qua io adesso sto seminando il campo e poi basta. 79.000, dice Forza. Sì, no, ma è quella delle patate. Ah, quella delle patate, ok. Tac.
Allora, io mi sa che giro anziché tornare indietro, mi sa che si può uscire di là. Sì, c'è l'entrata e l'uscita in effetti. Il nostro obiettivo è il camion adesso. Allora, innanzitutto adesso riscarico. Quando anche se no ci serve a poco il camion, però quanto costa? Io voglio passare mezzo con milione questo. Circa. Ma ci serve il camion? No, però è bello. No, in realtà ci serve, visto che... col campo nuovo adesso. No, visto che non sono riuscito a riempire. No, più che altro in prospettiva per prendere altri campi, sì. Io stavo pensando, ma non ha senso avere due carrelli, uno per la legna e uno per la semina? Il camion, Mario. Infatti, quando prendiamo il camion, appunto, quel carrello senso, lì non tu prendi, il camion e poi questo qui lo lasciamo per la legna. Per la legna. Beh, il camion non credo tu possa riempire Marco, con la legna. Vieni qui, fammi svuotare di nuovo. Prego. Ma devi svuotare quel 2% lì. Sì. Quindi vabbè, facciamo circa sui 40. Vabbè, la legna la facciamo il fondo del cassone del... Vabbè, la legna la facciamo con... Ma non è vero, la stai buttando tutta fuori. Sì. La facciamo con i pick up e basta, te li possiamo anche la legna, Corvo, tu ne prendi uno, io ne prendo un altro e ci prendiamo. Ma qui non ho mandato il carrello per spostare. Guarda, facciamo così. Ah, perché questa qui c'ha già la sua. Da prendere l'altro pick up, dove è quello? Vai a prendere l'altro pick up e ci mettiamo a prendere gli alberi che sono rimasti lì sotto. Ma dove? Di là? Dalla parte. Esatto, vai, sali. Fai. Medium man! Andare la stradina, va. Bella questa una persona a moto. Ora premi F1. Destra o sinistra, Marco? Destra. A destra, sì. Abbiamo tutti quegli alberi che vedi a destra, in teoria li possiamo buttare giù. Intanto io vado al campo 11. Lizard servirebbe. Aspetta, riesco a tirare qua il campo. Questa è una rottura. Questa è una rottura, Corvo, perché quando tagli i pezzi io da comprare il. Cioè da comprare il coso per trasportare la. Si tolgono la svangatrice lì. Che a questo punto io lo comprerei. No, perché questa qui si trasporta già così. Aspetta, com'è che si chiamava? Ma io che ne so. Aspetta, finisco un po'. Era nelle lame direttamente. No, nei carrelli. Ma cos'è che c'è da raccogliere? Per la nostra frumento. Frumento, preso apposta. Aspetta, okay. Spargo un attimo il disabante. Cascate di pustole. Okay. Fallo fare a Corvo Marco. È vero, fate voi. Passate il disabante. Cioè l'erbicida sul campo che ho preparato. Vengo io. Ok. Ho tirato giù un albero poi da... Sì, adesso lo... Allora. Tanto faccio qua io. Come si chiama quello per la lama però? Era in alto. Semi, cosa ce ne faccio di semi, ragazzi? Devo mietere, non devo seminare. Ok. Tutto bene, fragia. Guarda come taglio la barbusa qua. Capire dove cavolo possa essere. Lame rimorso. Questo non si taglia. Eccolo qua. Quale prendevamo di solito? Era verde? No, nero? Aspetta, fammi vedere. Era nero. Non costano tanto. Dov'è? Sono abbastanza fattibile. Dov'è? Sono nella attrezzi lame rimorchio. Seconda riga. No, lame rimorchio. Penultima riga in fondo. C'è il Legon 440. Questo oppure. Era quello lì. Sì, però già. Beh. Confermate che era questo qui. Perché lo compriamo direttamente. Ottomia. Ti ha detto la seconda lega anche questa qua. Legan 4. Come lagga? Sto andando a singhiozzo, sono andato. Prendilo tu, anche a me. Probabilmente perché stavano comprando. Cambia colore. Devo prendere. Aspetta. Devo prendere il trattore. Venire lì, portarlo qua e poi portarlo su. Ma dai, ma che caspita di legno è questo? Lo tagliare a modo, va? Ma fai una roba. Resetta la. La lama. La lama ce l'ha. Solo la lama, però aspetta. Verde, per il John Deere. Ah, beh, sì. Il mangolino è già cresciuta l'erba. Sta crescendo dappertutto. Che paura. Sarà la questa. Posto. Posto. Allora. Ripresti. Però mi serve lo stesso il trattore, perché non mi ricordo se si poteva attaccare la lama. Beh, forse non lo so se al John Deere si poteva.
No, no, proprio alla Miti Trebbia, attaccare dietro la rimorchio. È semplicemente certo. Oh, che camioncione che ci hanno dato. Ecco, questo voglio comprare. Questo Thomas, nuova sub, grazie mille. Grazie, Thomas. Devi spiegare la Miti Trebbia, non ho fatto con la X. Grazie mille, ben arrivato, Thomas. Allora, questo camion moro poi da prendere, eh? Bellissimo. Gli alberi sono tutti intercettati. No, non si può attaccare, sai? Ah, no, devo fare così. E invece sì. Ok. A posto? No. Eh sì, è stato a singhiozzo per un po'. Per i normal. Pippi. Sto dicendo che stai sbagliando. Ma me ne sono accorto, l'ho recusata subito. Che campo era, Moro? 11. Ah, che bellezza. Che bellezza. Poi ci vorrebbe uno, due, due che venga a portarci il camion. Arrivo, è vero. Sì. Vengo io. All'11. Sto tirando su tutti i legni che posso. Sono i rami, che portarli è veramente un parto, che sono tutti a tutti i corni sono. E occupano tutto lo spazio. Ah, mi sono impiccolato. Questa perché pare più comoda da portare in giro rispetto alla vostra. Beh, perché c'ha la lama che la puoi attaccare direttamente. Ma adesso in realtà riusciamo. In realtà adesso l'abbiamo comprata. La nostra lama dovrebbe essere un pelo più lunga di questa addirittura. Quindi. Sto arrivando molto tranquillamente adesso. Oddio, la legna sta cadendo a livelli proprio bassi, Frame. No, anche a me ha fatto una scattata incredibile. Che oggi servono un po' di campo. Ma sta andando bene, sendo perché stanno giocando tutti a farmi simulator online. Vabbè. Che sarei tornato per te. Exit time. Grazie, Excitius. Grazie per l'essere. Excitius, grazie mille. Grazie. Tanto oggi esce Worms, Vero. E come dicevamo, probabilmente succede il fatto. Sì, ragazzi. Grazie Iron. Ma poi sta andando bene. Adesso sì. Magari sono soliti problemi, Sono buggato. Grazie mille Iron ed è partita la trade. Nel video di oggi di Worms, ragazzi, succede un misfatto che veramente ai livelli di... Sarà tagliato? Adesso stiamo dicendo che l'ha tagliato. Ai livelli di... del buco maledetto, guarda. Sì. Ok, devo prendere lo stradone e andare a fermati e premi il tasto 3 e va avanti da solo. Okay. Testo triuc. Ah, il c'ha il coso. L'autoregolazione della velocità. Sì, il cruise control. Vabbè. Allora, il fatto. Se adesso sta scattando. Porca troia. Andiamo a vedere. Il signor Stuntler John. Che succede? Perché che volume questa sub? Ma perché doppio suono? E non c'era bisogno, tra l'altro. Grazie Stuntler. Ma perché non ho capito perché ha fatto la sub. Si è abbonato e ha esteso l'abbonamento. Quindi l'ha contata due volte. Ma il secondo suono a me è arrivato fortissimo. Ma non ha senso sta cosa, comunque. Scusami, Perché se vale che gli ha regalato la sub, com'è possibile che abbia fatto la nuova sub? Dovrebbe essere la seconda. Ma magari ha rinnovato già per l'altro perché l'ha fatta lui, esatto. Vabbè, ma a me sono cumulabili, sono. Non saprei, ragazzi. Vabbè, comunque grazie mille. Facci sapere in caso. Non un po' strano. Ma Stuntler è il Pokémon. Da me in Piemonte nevica, sì, non ho sentito che sta nevicando. Ma da un sacco di sta nevicando. Anche ieri mattina. Ma è fatto male. Avevano detto che avrebbe nevicato sì. Ma fa freddo. Non sarebbe durato così tanto in realtà, però. Vabbè, perché siamo comunque aprile ormai. Devo portare già la legna così perché sono la macchina di JBL, devo andare con le corna davanti. Allo? Corvo? Dimmi. Stai portando il camion. Ma che spavento. Beh, ho fatto un frontale con l'Ezio. Il camion non c'era più. Ti distrutto però Massimo. Ci speravo io in effetti. Non ho la più pallida idea se lo rinnovate estendendo l'abbonamento che scadeva oggi. Il Mark e il Pokémon, ok. Vabbè, grazie comunque. Grazie, bello. Dove stai andando? Allora, ci hanno suggerito effettivamente di prendere quella per fare le balle di fieno e raccogliere sta cosa. Potremmo ma non era farlo. Difficile da usare il macchinario, almeno nel video che non mi sembrava molto... No, beh, non è vero, non è... cioè lo quello che ho usato nel tutorial non Metvan. Era difficile. Grazie, di Metvan, a noleggiare, tanto... Sì, noleggiamo. La seconda mai? Più che altro è che le balle poi a prenderle una ad una... Cioè c'è quella che con il carrellino che ti le mette direttamente nel... Non mai show, cioè, grazie mille, Metvan, e ben tornato con i tuoi.
Lo vogliamo fare allora? Ma io lo farei. Adesso vediamo, prima abbiamo sto cazzo di campo. Poi possiamo anche comprarlo al posto del camion. Guarda le balle quadrate, sì, quello che fa le balle quadrate. Quello perché che fa le balle quadrate che le prende e le mette già dietro nel carrellino. Perché se no se le devo spostare ogni volta muletto. Mi abboffo la minchia. Comunque amici, per farvi capire a che livello sono arrivato io, all'inizio della, cioè prima che partissimo con la live, io ho detto ok, oggi si fa farming e ho preso il pad della Switch, per dire. Mio Dio! Mio Cosa? Dio! Il camion, la legna è partita in aria, poi mi si è ricomposta sul dietro, non so cosa ho visto. Se non lo vedremo mai, Marco. Ma 99%, no, Corvo, dove sei? Qua, arrivo. Vieni, infilati su di me. Ma quanto è grande però sto campo? Dove cazzo, ok. Niente, è l'11. Dove sei? Sono qua. Non ti vedo dalla mappa. Ma c'è un fatto abbastanza sopra, grave nord. Però. Ah, questa è una cosa che non avevamo. 1893 di legna, che cazzo hai fatto? No, erano tutti i cornini che occupavano spazio e l'ho venuti subito. Mor, abbiamo calcolato la cosa sbagliata perché io non sto facendo la scia di cosa che fai tu. Vabbè, chi se ne fotte, quella lì è una roba in più. Beh, basta accenderla. No, no, è che la sua la M3BA, quella lì non fa il fatto così, la striscione. Esatto, tanto. Attiva l'andana paglia. Eh? È quella, eh. Ma non c'è niente. Ah, abilita ma c'è? Infatti. Non l'avevo visto. Perché di solito perché non abbiamo mai raccolto il frumento con questa qua, quindi non ci ho mai fatto caso. Ma fico. Bello. Che fico. Con quella che l'abbiamo pagata ci sta anche, però. Effettivamente. Ok, adesso la creo, perfetto. Era così. Me ne vado. È finito? Sì. Amici, che bello. In prima persona sono veramente bravissimi. Quindi allora, prima di vendere, prima di finire il contratto, facciamo sta cosa delle balle di filo, se mi sa che ce la togli. Mi sono incriccato col camion. Ah, madre. Parcheggio, mi riporcheggio anche qui. Io non sono guardato le due puntate del Mandaloriano. Non l'avevi mai vista? No. Bella? Sì, sì, mi sono piaciute. Bello. Io ieri ho visto Zack e Cody, sono andato avanti. Quali giorni faremo farming? Priorità, oggi e venerdì. Priorità, non so se domani in caso hai finito Metal Gear, no? Sì. No, domani fare facciamo Animal Crossing. Domani sì, Animal Frosting. Io inizio poi a prepararmi la live pomeridiana. Allora, facciamo così. Sì, è molto figo il Mandaloriano. Stavo rivedendo tutte le Clone Wars, devo vedermelo io, non l'ho ancora mai vista, infatti sto aspettando. Ma Clone è bello, Wars è... Ne parlano tutti. È nuova o è... No, è la settima stagione. No. Ah sì? Sì, tra l'altro è l'ultima, è finita. Cioè finisce con la settima stagione. È da almeno... Cioè sarà veramente da tanti anni che lo sento nominare. È dal 2010 circa che c'è. Cioè Clone Wars c'è Resistance e Rebels come serie animate, sono finite tutte adesso. Ah, è vero che può farle tipo Corvo o Marco qualcuno le balle mentre facciamo noi? Sì, volendo sì. Aspetta, fammi vedere il noleggiamento. Adesso allora, dove sono i rotaball? Allora. No, TFT nuovo non l'ho ancora provato. Calciatrice, carobotti di qua, protezione qua, Sì, l'era perché no, beh, io lo guardo in ordine. Raccogli grano. Tanto c'è tutta su Disney Plus, quindi sono felicissimo, me la guardo. E che sono tantissimi episodi, sono tipo 200. Devi sì, cercare qualcosa con l'imballatore, tipo. Sì, imballaggio di cacca. No? Tecnologia per palle. Fate quadrate le balle, dico. Allora, palle come quadrate. Le vedo? Allora, questo qui le fa anche quadrate, ok. E adesso vedrò anch'io Mandalorian, sicuramente, poi vediamo un po'. Io ti consiglio Mandalorian sul punto di vista. Questo che raccoglie tutto. Le balle, quindi dobbiamo noleggiare sia questo dopo per raccoglierle. E raccogli balle, facciamo raccogliere. Questo qui dobbiamo prendere. E Joker era no? Appena uscito Disney Plus, è ovvio che non abbia contenuti originali Disney Plus. Questo? C'è da 3 mesi. Ah, quello lì li avvolge e basta, perché questo qui le fa. Ed è ancora un po' troppo poco, effettivamente. Anche Netflix, quando è uscito in America il primo anno, penso non avesse nulla.
Le serie di Netflix che sono uscite con Netflix non mi ricordo neanche quali erano. Perché dovete considerare che da noi Netflix è arrivato anni dopo, per quello che c'aveva già roba. Vabbè, ma quando Netflix è uscito in America era tutt'altra roba comunque. È vero, però comunque anche lì a prescindere non aveva nulla, anche Prime Video comunque all'inizio non aveva nulla. Terzo mi pare le faccia tonde e quindi... Perché non me lo dice, cioè questo qui, un avvolgiballe, ma quello che l'avvolge non è che le fa da per terra. È una... manovra anche di marketing, ti fanno vedere la prima puntata su Italia 1 e poi così tu sei invogliato se ti piace quindi... Però Marco, ti consiglio di vederla quando è uscita tutta, perché sennò una settimana ti rompi le balle a aspettare. Il secondo le fa quadrare. Vederla poi quando esce tutta, tanto un mese è uscita tutta. Non lo fate, non ve le fa fare le balle su un campo non vostro, non buttate i soldi. Ma il contratto non lo fate, non ve lo fa fare su un campo non vostro, probabilmente è vero. Il contratto però ci può lavorare sul campo. No, però effettivamente il contratto dice di raccogliere, poi le balle non te lo dice di fare. Perché sennò c'è il contratto di fare le balle di fieno. Effettivamente ha ragione. No, a logica certo, però se puoi lavorare nel campo, quanto presumo costa che sia tutto... noleggiarlo? 5 che succede? Mila. Ah, mi sono riempito, ecco perché è partito a scatto tutto. Vogliamo provare? Proviamo il massimo, tanto vabbè, lo noleggiamo, al massimo togliamo il noleggio. Vediamo, vediamo anche se è, è quella giusta questa. Infatti. Provare, non si può dire provare non costa nulla perché costa, però... costa poco. Corvo, dai. Fai tu. Devo portarvi... il rotaball. Arrivo. Cosa brutta che la devi prendere il John Deere da casa, andare al negozio e poi venire qua. Sì, le smart TV un pochino vecchiotte non possono avere Disney Plus, però ad esempio la Play così sì. Ma c'è anche sul Fire Stick, ragazzi, se avete il Fire Stick, quello di Amazon... Tra l'altro, c'è la possibilità di installarci Disney Plus. Perché non me lo fa prendere questo? Il Fire Stick, guarda, l'ho pagato pochissimo, tipo 20 euro. Ed è spesso in sconto, sì. Non è una roba anche così. Anche il Chromecast, questa roba qui, cioè ormai non le paghi più molto. Il Fire Stick è un pochino meglio perché c'ha il telecomandino. E adesso c'è anche che costa un pochino di più, però il Fire Stick col comando vocale. Sì. Quello il telecomandino che gli parli. Sì. Ma Drinals, per farla hai dovuto chiamare la team per attivare l'offerta, vero? Che cosa? C'è i team, il fatto di team con Disney puoi Plus. Avere Disney Plus e Team. Ma Vision dal sito ho letto che costa 5 euro al mese se sei già cliente di Steam. Non è vero una sega, io ho pagato 7 euro Disney Plus. È sul sito c'è scritto, c'è scritto che costa 5 euro Team Vision più Disney Plus. Però solo se sei già cliente online Team. Tutto premuto dal sito. E forse, boh, non era attivo subito. Adesso provo. È che dove... pensandoci bene anche io c'ho Team, quindi potevo farlo anche. Certo. Vabbè, intanto io già pago un euro al mese. Ma lo faccio. Io pago poco, quindi non ha senso comunque. Effettivamente non ha senso. Tanto Team Vision non credo abbia così tanto da giustificare. Ma Team Vision Plus, non so cosa abbia di più. Ma secondo me il Team Vision Plus è il nome semplicemente che è andato per Team Vision Plus. No, forse Plus. Hai lo sport. No, è un'altra cosa. Hai lo sport. È un'altra cosa. Perché Team Vision c'ha anche quella sezione lì con tutto lo sport, eccetera. Probabilmente è quello lì. Quello con già il calcio. Sì, Team Vision ce l'ho incluso nell'offerta. Perché su, da quanto ho letto su Team Vision hai dei canali Sky praticamente. Sì, però. Vabbè, non, ovviamente. Il fatto è che l'altra volta c'era scritto tutto il calcio, minuto tutta la Serie minuto. A. Mi ricordo sta cosa qui. Io poi per i 3 mesi gratis, è vero. E invece non c'era, c'era il calcio femminile e basta. No, non ho scritto Serie A. No, non ho scritto Serie A, specificato se è femminile o maschile. Non te lo dicono, però no. Per dire, a te non ti interessa. Comunque Serie A. Femminile, non... Comunque Serie A. Perché non me lo sta agganciando? Non lo specificano i maledetti, capito? Team Vision è pieno di roba, sì, poi tocca vedere... C'è roba che... Cioè, no. Dipende cosa hai tu, perché se hai già altri... Altri siti di streaming magari è trascurabile, ecco. Se non avete Netflix o Prime Video. Cioè non ha molti film, però ha un sacco di serie. Ma poi è tutto da raccogliere il nostro campo. Adesso consegno sta legna e mi metto a raccogliere con le Bumble. Poi ci guarderò la cosa della TV, che magari lo faccio. Lascio un posto libero agli altri, comunque lo faccio, lo prendo separato. Questo c'è una settimana di prova, vero? Di Disney Plus. No, Disney Plus c'è una settimana. Esattamente, 7 giorni. Volevo iniziare Hunters su Prime Video. L'hanno visto un sacco di gente che seguo su Instagram. Dicono tutti che è molto carino anche quello. Molte serie originali Amazon sono molto belle. Sì, le serie originali Amazon sono molto belle la maggior parte. Io sto aspettando sempre quella del Signore degli Anelli, ma tanto arriverà il 2050, quindi. Poi adesso sarà anche tutto bloccato. Ma
tanto non credo, non so nemmeno se ci fosse il cast. No, sì, il cast non c'era. Mi serve il camion. Io sto portando Marco, la, la tabbati. Ma che camion poi? È il camion che c'è qua. Aspetta, sono io, sono quasi lì, adesso arrivo. Io sono fermo. Vengo, faccio io direttamente a sto punto. Man in the Castle, sì, io lo consiglio sempre a tutti. Purtroppo il finale è quello che è, però la consiglio sempre a tutti. Fatta veramente a me come trama era intrigante. No, sì, è molto figa. Beh, sì. Poi il finale, ma purtroppo ormai è, ma la maggior parte delle serie si sminchiano nel finale. Però. Che cosa, scusami? Man in the High Castle. Ah. Molto molto bello. L'uomo nell'alto castello. Non dura neanche tanto. Ma che file stupide stagioni avete fatto di paglia e fino? Perché facciamo il giro quadrato. Madonna mia, madonna mia, madonna mia, come traballo. Tra un po' bisogna anche andarlo a scaricare il camion. No, no, lo facciamo tanto, l'ho visto solo io ottobre, quella serie. Tra l'altro, poi l'ho vista solo. Quale? Il Man in the High Castle, però ve la consiglio a tutti anche perché sono 4 stagioni, non sono tante. 5.000 di legno, quasi. No, 4.500. Ed è finita, quindi potete vederla tranquillamente tutta. Una coppa. C'è un altro carico, non ci sta. Allora, aspetta. Guarda che comunque, The Mandalorian è godibile. No, comunque, Moro mi dice non è accesso a questo terreno, eh. Allora la ridiamo indietro. Sì, Domenico, comunque, cioè... Hanno detto tutti che è godibile anche se sì, non sei fan. Ha di qualche riferimento a Star Wars, ma in realtà... puoi anche tranquillamente vederla. Ovvio, come sempre, se lo conosci te lo godi di più. Ovviamente sì. Slunga il coso, il laser. Io sono... Un attimo. Ok, ho fatto un incidente grave ma si è risistemata la macchina. Ti volevo leggere il libro di Man in the High Castle, cioè il libro a cui è associato la serie. Dove devi andare così? Al ristorante. Magari mi voglio riprendere qualche film. Io volevo farmi rivoluzione dei Pirati dei Caraibi, quello lo farò. Ma c'è, su. Sì, sì, c'è tutto. Beh, della Disney. Della Disney. Effettivamente sì. Non ho visto gli ultimi. Io in realtà ho DVD dei Pirati dei Caraibi, sto facendo la rivoluzione di Harry Potter. Io quello l'ho appena fatto. Ormai non ho tempo. Riportalo al... Mi sto rendendo conto che non mi ricordo un cazzo. Riportalo al coso, come si chiama il... A chi? Cosa? Quale? Maledizione della prima... Il trattore. Riportalo al campo. Ah, ok, aspetta allora. Io la maledizione della prima luna ce l'ho in DVD, poi tutti gli altri no. Anche perché l'avevo comprato, alle medie. Sì, adesso faccio un segno qua. L'avevo veramente preso alle medie, la maledizione della prima luna. Oggetti noleggiati. Dov'è Bumblebee? Ok. Vado a fare il... Sì, Harry Potter lo stanno prendendo 2 film a settimana. Infatti sono già al quarto. E per raccogliere il nostro campo io. Che paura. Sì, il libro mi ha detto che è molto figo quello di The Man in the High Castle. Che è un po' diverso dalla serie TV. Che succede? Stavi ribaltando col camion. Mi ha fatto una manovra incredibile. Mi ha fatto un movimento di Essol. Guarda, ma per fortuna siamo sopravvissuti. Ma il contrattore posso andare quello... più veloce delle macchine, sto sorpassando tutto. Ribalti quello, non so se... Ma se amici, lo sapete che forse ci conviene prendere un altro un altro cassone? Ma dobbiamo prendere il camion. Ma dobbiamo prendere il camion, Marco. Ma intanto dobbiamo fare 200 viaggi. Vabbè, intanto li facciamo. L'abbiamo sempre fatti fino a adesso. Ma adesso è molta più roba, Lieser. Ma capace che ti fai una striscia di campo e devi già... Ma va. Sì. Non è che sia aumentato di così tanto. No, Un campo in più, sia. Cioè, in caso metti nel silos, abbiamo il silos comunque. Il viaggio lo devi fare comunque. Vabbè, fai uno intero quando riempi il silos. Una volta che hai il camion, poi riempi il camion. È un po' a caso il fatto adesso, aspetti qua. Io vorrei anche tutto il meccanismo per tagliare gli alberi, proprio un po' che era bello provarlo anche solo. Ah, quello che ti fa i tronchetti. Sì, però è bello. Cioè, quello che te li pinze, te li taglia e spelacchia tutti da solo. E credo che li rivendi anche a più, immagino. Sì, penso di sì. Tra l'altro adesso ripensavo al fatto di coltivare l'erba. Bravo, drogato. Però non era per fare le balle. Ma di tipo stoccarla e farci tipo il. Il liquami, roba del genere. Ma mi spingi? O il biocarburante, quelle cazzate lì così. Bello, tutti paralleli. Non per fare le canne. Sono preciso, sei più veloce di me, basta. Sono più veloce, vado ai 10 io. Io ai 9, ma che palle.
però aggiornativo. Andiamo a mietere Lucampo. Non puoi. Vieni qua. Siamo già in due, aspetta che mi tolgo. Vieni qua col camion che. Aspetta, che arrivo col camion prima. Per scopo medico sperimentale. Gira qui. Ma che avete fatto? Vedo Mario e Luigi là. È vero. Dovete scaricarmi? Io sì. Io no, sono a 26, 29. Io 85. Scarica. Pure non aver paura di... Ma che sfiga. Non lo fare, faccio... No, amici, oggi Esprit, l'ho detto, non sta lavorando. Lui a casa per seguire il gioco ad Animal Crossing. Esatto. Facciamo così, guarda. Da fastidio lasciare la striscia di cacca. Sì, infatti, visto che non serve una sega. Ieri sera era lì che, come al solito, tirava i suoi insulti alle sue persone immaginarie perché non pescava i pesci, non faceva le robe. Ma deficiente, ma cattivo, solita la prassi. Sì, sì, è esprit, insomma. Ok. Corvo, give me the come si chiama in English? Allora, forse non serve più andare a vendere. The Harvester. Io quanto siamo di percentuale? Non è che guardavo. Non lo so. 54%, no, mi sa che un pochino andrà venduto. Sì. Ciao, belli. Ah, perché intanto continuiamo sempre a dire che va venduta dopo così, ma tanto ci dà sempre i soldi dopo. Non serve più fare quella... Ehi! Qui sono i server perché scatta. Mi va di un bene a me invece. Però o sei tu, problema. Non ho capito se hosti tu o. Non lo so, infatti. Ma proprio ha fatto. Perché se freeze, fossero server. Fermo, sì, a me è caduto un albero e è caduto in tre fasi diverse. Perché se fossero server, me la crepa anche a Moro. Solo che allora di. Cioè. Perché vabbè, mi andasse male la connessione, probabilmente. Andrebbe di merda anche su OBS, ma non perdo niente. Ma no, quindi... è che magari non riesce a tenere entrambi, non ma comunque so. Chi se ne frega, lo fa una volta ogni tanto. Sì, sì. Sì, no, infatti fosse ingiocabile. Cioè, potrei essere anche io, ma non si sa. Amici, io in teoria non c'entra niente, mi è venuto in mente. Perfetto, non succederà mai più. Stavamo parlando di Nintendo e stavo pensando ad Animal Crossing, devo smetterlo. Ieri ho trovato 20 stelle cadenti, non so se è una cosa normale o... Ma in realtà quando sono le stelle cadenti, però io non lo sapevo, ma anch'io non avevo beccato un sacco su Animal Crossing. Perché non sapevo che si poteva premere a... Ieri stavamo parlando un po' dei remake così dei film, un pochino su TS. Vero, sì. E mentre durante la discussione avrò cioè ogni parola che dicevo mi cadeva una stella e la potevo prendere. Sembrava una cosa rara, ma mi sa che no. Non farmate veramente un sacco. Poi dipende anche che meteo hai sulla tua isola. Da me diluviamo ieri sera, quindi... C'erano le stelle cadenti. No, da me c'erano le stelle cadenti. Guardavo in alto, è l'unico giorno che non ha più... Cadevo le gocce affilate negli occhi. Ahia. Devo bere il mio sangue. Ghetto sangue. Ghetto sangue, capito? Qualcuno col camion viene a scarracare. Arrivo. Grazie. Marco, qua c'è un pick up quasi pieno. Io mi sa che per un po' mi posso muovere. E adesso vedo di svuotarli appena. Tu sei il verde. Un animale domestico autoproclamato. Dopo vi dico quante me ne ha lasciate sulla spiaggia. Così vi fate un calcolo. Fate conto che ne avrò trovate un 15-20 ieri sera. Ne ho... Moro, tu sei verde o rosso? Il rosso sono Mario. No, questo è Pietro, il rosso. Sono io, sono. Che è Pietro? Sono io, Pietro. Ma Pietro aspetta, Burrata. Corvo, che camion avevi detto che era pieno? Sì, che pirata hai fatto, tra l'altro. Tanto sicuro di fare. Che camion avevi detto che era pieno? Pick-up, quello giallo. Quello giallo? Ma è buono. Legna. Ma è buono. No, quello rosa, scusami. Okay. Affiancati. Aspetta, non è facile da girare sto coso, perché... Ah. Che botta. Aspetta, facendo un lavoro di fino io, Ma glielo farà fino, scusa. Infatti, ma lui non lavora mai. C'è proprio rubare il lavoro. Ma infatti va licenziato, Questi terroni, no? Siamo terroni perché lavoriamo la terra, hai capito? Wow. Il termine terrone deriva da... cioè vuol dire uomo che lavora la terra. Ah,
un po' di cultura ogni tanto. Ma io sapevo, ma chi lo stavi dicendo? No, stavo dicendo vabbè, in generale, io non lo sapevo. Vedi, Corvano lo sapeva. Lezzaro lo sapeva? Ma noi l'abbiamo fatto, ci devi pensare. No, è perché sapevo che c'entrava una cosa con la terra, ma non sapevo sì, che era quello che lavorava. Io mi ricordo 54, dove vai? Scusa. Ah, io mi ricordo questa scena. Pensate da quanto tempo so questa cosa io del lavoratore di terra. Che mi scarto, a scuola, ma tipo in seconda elementare, e si stava parlando con la maestra, no? Io gli faccio, sempre parlando di campi feudatari, non mi ricordo qual era la lezione, e io ho pensato, no, la terra, terrone, tipo... E ho alzato la mano e ho detto, maestra, ma ogni tanto mio papà dice che lui è terrone, cosa vuol dire? Gli ho detto, proprio gliel'ho chiesto io, mi ricordo. E mi ha spiegato questa cosa. Ha detto che è un termine che non si dovrebbe usare, perché a volte lo usa in maniera offensiva, però tecnicamente significa lavoratori della terra. E quindi sono un terrone, sono originario di un terrone. E fa, no, non si dice, non lo dire. Ma mio padre lo dice che sono un terrone, ma... Ma perché tuo papà lo è, lo può fare. Ok. Okay. Morelli vuole rubare il lavoro ad Alberto. 75%. Quanto? 75%. Vai a vendere. Sì, perché non ci sta. Vabbè, effettivamente dove cioè, che devo andare? Poi dipende di fianco al campo nostro. Se lo fai con i tuoi amici, ok, dentro ma tanti si offendono un sacco. Ora, se dici terrore. Tanti, ma infatti non è. Beh, dipende sempre anche il modo come lo dici, voglio purtroppo dire. Purtroppo cioè il 90% delle volte è usato per offendere, quindi esatto, non si usa per quel motivo. Quel giorno che su Twitch sarà bannabile anche la parola con la T, non diremo più. Ormai veniamo censurati per qualsiasi cosa. Sì, io sono terrone. Io sono nato al nord, lo dico sempre, però sia mia mamma che mio papà sono nati giù. Quindi. Io lo dico perché per me appunto... Cioè, come la parola con la N... Fuori dalle live perché sennò ci distruggono il canale... La dico per non chiaramente non per offendere, ma perché fa ridere. Cioè fa ridere il fatto che una parola così debba essere offensiva, innanzitutto. Più che altro fa ridere quando la usi con leggerezza. Cioè, sì, esatto. Cioè, nel senso, dire a uno terrone per offenderlo mi fa ridere perché, cioè, veramente... Vuoi offendere uno dicendogli terrone? Quindi... Cioè, io posso entrare a dire... non ho capito. No. Sei ribaltato? No, ehi, tu, lavoratore di terra. Ho alzato... Cioè, vabbè, ho spento magari... la raccoglitrice mentre raccoglievo, ho lasciato un tratto di sangue per il paziente. Brevort non sempre. Beh, sì, cioè la maggior parte sì, ma perché sono di una dinastia di merda, fondamentalmente. Cioè, vengono usati per offendere... Cioè, sono i vecchi che usano Terun. Semplicemente sul sono le persone che hanno vissuto l'esodo di quelli del sud, che sono esatto, tutti al nord, per quello che chiamano così. Non mai capito. Ma non è... E sono i vecchi che ormai fargli cambiare idea... Esatto. Non ce la puoi fare, quindi... Ma non lo dicono neanche probabilmente neanche per disperativo proprio. Grizzly, grazie mille. No, non dico alcuni sì, solito, alcuni sicuramente sì. Grazie Grizzly. Cioè ci sono quei vecchi che appena vedono un terreno chiudono a chiave la porta. Vero. E però all'inizio era per distinguere per loro le persone. Io non l'ho mai trovato offensiva anche quando me l'hanno detta per scherzo, anche perché a parte che vabbè, appunto io sono tutto, quindi non vale anche con me. Però non l'ho mai trovato offensiva perché... Ma anche perché che l'hanno sempre se me la dici, che... se me la dici con cattiveria, qualsiasi parola può essere offensiva. Esatto. Se mi dici bell'uomo, ma me lo dici in un contesto in cui mi vuoi menare, mi nervosisco lo perché stesso. Perché bell'uomo in un contesto che non siamo all'87%. Se me lo dici in un contesto in cui mi vuoi menare o mi vuoi insultare, mi nervosisco a prescindere. Qual è la parola? Forse mi dici sei uno sporco bianco, è offensivissimo. Cioè, mi incazzo comunque. Cioè.
stanno di merda. Porca miseria. Ti spacco la faccia, bell'uomo. Vabbè, ma chi lo usa per offendere, ragazzi? Ma vabbè, ma in generale chi... è per quello che dico, cioè per me fa ridere come cosa, perché cioè, se tu mi devi offendere con la parola terrone, vuol dire che veramente non hai dove appigliarti. Qualche quindi... volta la stai ripetendo, per amore, credimi. Ma terrone è bello da dire poi, comunque, perché terrone ti riempie la bocca. Di terra. Magari no. A me fa ridere torrone. A me torrone fa più ridere. Sì, anche toblerone. Toblerone, torrone, buono, a me fa ridere. Toblerone. Cazzo, cosa se sì. Anni che non lo faccio. Che il torrone, cioè, che parola è torrone? No, mi si è riempito il fallo. Corvo, accorri. Giungimi. Aspetta, provo una cosa, provo a vedere se poi... Grita Toblerone, sì. Posso? No, carichiamo il cambio tutti e due assieme. Beh, no, perché c'è tutto il grosso lato, dovresti girare. Vabbè, mi giro dall'altra parte. Non ho capito, Anon. Voilà. Testa aia! Di cazzo. Ma no, nella cabina gliel'hai messo. Guarda che sandwich. Madonna. Mario Luigi qui. Mi sento un po' sporco, amici. Sì, ma infatti sì. Prima era tutt'altro. Va tutto contestualizzato nell'epoca in cui siamo, naturalmente. Infatti io dico, adesso è veramente da ridere. Sono a metà, 53%. Il 9 tanto adesso l'ho finito. Devo scaricare tutto io adesso. E c'ho ancora tutto il campo da fare. Il camion nella terra, certo. Ce ne sbattiamo noi. Tanto non è neanche il nostro il campo. Ci possiamo anche caccare sopra. Che li fertilizziamo. Io vi giuro che le faide nord e sud non ho... Ma a parte che in generale quelle del... Beh, ci sono due... tra virgolette, molte virgolette, culture diverse. Ma tra sì, nord ma e io sud. Non ho mai capito perché ti dovrebbe... Però appunto... Si chiama mondo fatta di cioccolato e caramelle. Io. Appunto i bicchieri sono qui da ieri. Marco, l'altro giorno la Robby mi ha fatto vedere... non so perché, ma stava guardando un backstage dei Cesaroni su YouTube, okay. No? E il giardino dei Cesaroni che si vedeva, okay, dalla finestra era un cartonato. Ma scusa, ma il giardino c'era per davvero? No. Ma non avevano girato scene nel giardino, scusa. Ma lo sfondo era stampato. Perché probabilmente nella ripresa non veniva bene, magari. Non si vedeva. No, che lo sfondo era. No, è che era nel set, cioè era dentro. Sì, era perché fatto all'esterno, magari. Perché io mi ricordavo che era girato comunque sia in un quartiere, perché c'erano le scene dove c'era la via. No, non è vero. Ma no, come no? Facevano le vie fuori dalla casa nella via. Era. Vabbè, quello lì era una via fuori casa. Però tutta la casa. La casa, vicini, la bottega, tutto. Era tutto ricostruito nel. Come si chiama il set a Roma? A Cinecittà. Cinecittà. Amici, non lo sapevo. Cioè, tipo la casa addirittura non è su due piani. Ah no? No. Sono affiaccati i piani. Sì. E c'è la scala che porta al niente. Guarda, sì, punto, prima di scaricare Bambi. Anche la scala che scende dal piano di sopra porta, ti schianti in un muro. Esatto. Facciamo vedere. E vabbè, perché anche più comodità per le telecamere e tutto. Beh, certo, sì. Cosa. Anche gli attori erano cartonati. Tutto cartonato. Beh, complimenti allora, cavolo, sono cartonati, si muovono così. Allora, questo lo mettiamo qua. Però che bello che bella era la mazza Mauro, che non era la mazza Mauro, come no. La, no, la sì. Mastro. Come vabbè, si chi chiama parla, lei? Scusa. Eva. Eva era Mastronardi. Madonna, ma Mastronardi. Che... Tra l'altro lei assomigliava un sacco ad Ambrangiolini ai tempi. È vero, nella sì. Rai. Che si faceva per chiudere il bagaglio era B? La mazza frusta. Allora, Corvo inizia. La signorina Silvani, sì, la mazza Ma non male, credo, era. Non credo proprio.
non sono proprio uguali. La Mastronardi poi ha fatto anche ha fatto un film con Oso, con come si chiama Twilight lì? Con Edward Cullo. Edward Cullo. No, sì, l'attore non mi viene in mente. Robert Parkinson. Robert Parkinson. Ma no, Parkinson. ha fatto un film con Aliezer, lui. Dobbiamo fare una roba di precisione qui. Minchia, Aliezer. Applaudiamoci, per favore. Ormai. Io romanzo criminale, a me romanzo criminale non mi ha mai interessato. Qua che ti so sfondo, che bello, però non mi interessa. Una cosa va, per essere più preciso. Questa la butto giù. Mi interessa proprio a me romanzo criminale. Sono sicuro che è fantastico, però non se io scendo per me. Aspetta. Funziona lo stesso, vado a raccattare. Ah no, serve comunque la meti treglia per. Fammi fare a me poi la palla. E devi fare la io via. Sulle serie TV, tolte quelle leggere, sitcom così, non riesco. 99%. Vai, Corvo, andiamo a consegnare. Mito. Metto le bicchieri, cacco volentieri. Vado a fare la spesa e poi mi cacco nei bicchieri. Tu torna a casa, Alessi. E per favore, scrissi. Noi abbiamo le. Perché la quattro ciocche era scusa, ma ti chiamo amore. Che bei film del cacchio, quelli di Federico Mori. Cosa c'è? C'è una gira. Sai che tipo quando era uscito e l'ho visto notte prima degli esami, a me era piaciuto un sacco. Ma non è di Moccia, notte prima degli... No? Mi no, pare... non mi pare. Mi pare. Federico Moccia ha fatto. Metri sopra il cielo e scusa, ma ti chiamo amore. Chi è? Sarà di Muccino quella gente. Ah, Muccino, no, hai ragione. Muccino forse. No, non credo fosse neanche di Muccino. Però, boh. Mi ci scrivete se no, non so, non mi ricordo. Metto le bicchieri, arriva Bobovieri, tira il pallone no, e non segna mai quei piedi. Che sono dei capolavori, cioè che è un capolavoro Romanzo Criminale, ne sono certo. Ma è proprio quel tipo di trama Fausto Brizzi. Che non mi interessa. Ah ok, no non è di Virzi. Ma a me non piace Gomorra, cioè non... Esatto, idem. Cioè Gomorra, Romanzo Criminale, sono quegli argomenti che mi mettono ansia, per carità, molto... Purtroppo rispecchiano anche cose brutte che ci sono state, ci sono. Però non riesco a guardarli, non mi prendono. Entro in empatia con le cose, ma non mi prendono. Però. No, a me non. Boh, non piace proprio. L'argomento mafia o spaccio di droga nei telefilm non mi prende. Neanche a me prende, neanche a me. Nonostante. Cioè, tipo io Breaking Bad lo reputo un capolavoro, l'ho visto tutto. Bellissimo, capolavoro, però non riesce mai a essere dalle mie serie. Perché non vedo la mazza, ce le piante davanti. Sarà anche perché io quando guardo una serie TV in genere cerco anche un po' di relax. Anche a me non piacciono le serie con i terroni. Aiuto. Ma allora i crime mi sono diversi, anche. Crime sì, già mi piacciono un po' di più. Però appunto canale dipende. Di crime, Narcos, più, anche Narcos, come sì. Breaking Bad, cioè mi piacciono ma non mi piace, cioè, non saranno mai miei film. Lo sapete, su in TV, ho capito su YouTube. No, su in TV, c'è cioè, Crime TV che sì, sì, no, quello lo so. Cioè mia madre che ormai è a casa sta guardando tutte le serie possibili. Il buco ne hanno parlato tutti. Ho visto anche i 157 meme di dov'è buco. Cos'è il buco? È una serie che parla di anche quello mi sa di sex. No, di contagi e cose varie, mi pare, una roba del genere. Boh, possiamo espiare il contratto. Grazie, gatto. Ciao, gatto. Guarda quanto abbiamo fatto. Gatto si è infortunato sul lavoro, che è successo? Gatto, cosa hai combinato? 40.000. Ti sei sempre la mano delle seghine, sempre, con Doom, che non ce la fai più. Sei troppo anziano per quei giochi, gatto. Era Doom, stava facendo Doom. Moro, lo facciamo, capo 13. Dov'è? Oh, aspetta. Barbabietole e zucchero sul letto. No, Lizza. Ma adesso andiamo a dormire. Ne dovrebbe dare altre. Si spera. Che ore sono 19. Se andiamo a dormire subito. Vado più. Forza di uccidere demoni. Ma Marco, non hai arato un fallo ancora? Aspetta, finisco arato? Il campo di Marco. Andiamo a dormire prima, dai. Ma lo faccio in 2 minuti. Ma aspetta, ma almeno ci dai veramente i contratti nuovi. Iniziamo a farlo. Ma dopo dobbiamo andare con la mia trebbia. Vabbè, intanto dormo lo dammi stesso. Un secondo, non dormire. Disconfrontation. Allora, forse ho fatto un danno.
Comunque no, io non l'ho visto il buco. Fa ridere parlare no, di però mi trempia lì, però effettivamente è troppo piccolo adesso. Eh sì, Bumblebee è diventata vecchia. Un attimo. Però almeno vedi, posso fare un po' di viaggi mentre voi non ci siete, perché ho già rivisto. Sì, però quella va bene per il campo piccolo, forse qua lì. Magari posso fare solo il campo piccolo. È che mentre voi non ci siete, comunque raccogli intanto. Sì, sì, no, quello assolutamente. Le vendi, ti porta tanto avanti. Lenta adesso. Non è neanche un problema di quanto ne tira su, ma della velocità a cui va, perché vai a 7 km orari. No, sto aspettando che Moro mi dica di fare cosa. Ma cosa sta facendo Moro? Non lo so, vedo che si è incastrato, ma non ho capito. Non mi appiccica, eccola. Oh. Non mi dava il prompt. Quindi posso andare o? Ma devo arare il campo. Ma fallo domani. No. Ma sì. Mi dà fastidio farlo almeno domani. Almeno io e Corvo iniziamo a fare qualcosa. Dai. E siamo qua a far niente. Ma io sto facendo la legna in realtà. Infatti, io sono qua a far niente. Vai a far la legna. Ma non mi piace fare la legna. Ho capito, non mi piace. Qui si lavora. Ma siete di notte, non si vede un cavolo. Aspetta, non trovo le scuse. Faccio in 2 minuti, perché sennò Marco ci mette 6 mesi. Poverino, con quel Bumblebee. Tra l'altro ancora un po' di semi ci stanno, nel cassone. Ma dove non l'ho riempito, cioè, ho riempito, ero al 100%, ma il 100% dei Bumblebee non riempito. Ma dov'è il cassone? Ah, è questo qua. Quello l'avete messo? Siamo veramente dei cazzi. Io l'ho messo. Secondo me sto pick up 50% il cassone. Ma c'è qualcosa che si lo so. Sai cosa c'è? C'è una girandola che gira insieme a noi. Nonostante questo ci siete voi. Amici, piedi. Secondo me questo pick up sarebbe anche da consegnare, poi vedete voi. Vai, ma quello magari lo puoi fare domani. Tanto, anzi, anche perché guarda, già ci ribaltiamo di giorno. Barra verde. La barra verde cos'è? La barra verde è la manutenzione, si intende quello. Sì, la manutenzione. La manutenzione dei veicoli. No, il silo si è vuoto. Mettete sulle pere. Quanto hai, Mark? Qua c'ho 19%. Nel cassone ho già scaricato un 100% di roba. Probabilmente se mi passi, mi affianchi col cassone, già ti scarico. Lo riempio. No, siamo al 51%. Ah, allora no. Col 21. Aspetta, fai una cosa un attimo, Moro. Una cosa. Apri il coso e mi scarichi quello che hai, vado a consegnare almeno così svolto già. Ma c'ho 2000. Guarda che 2000 è tanto questa cosa. È Delpi, sono, che 6000 è metà. Un famoso cantautore, è normale che riesco. Ovviamente quando dico famoso intendo sconosciuto. Aspetta. Sembra voilà. Vado già a consegnare che sono a 71. E dove posso andare? Il ristorante è in calo di brutto. Sta molto caro, difficile. E qua devo fare le fettine sottili per me. Sì, ma tanto guarda che ho fatto comunque quasi 5000 prima corpo, quindi va bene. Poi lo guardo. Yezar, quanto sei? 71, aspetta, vieni qua, vieni qua. Ma allora, adesso che dobbiamo ripiantare qui, vieni sulla possiamo pensare di piantare l'erba con i macchinari strani, poi da raccogliere le cose? Ma il fatto è che devi cambiare tutto, non puoi neanche raccoglierla con... veramente non ho preso la 23 ben utilmente. Vabbè, basta che basterà cambiare la lama, non lo so, infatti per quello chiedo. Vai. Amici, ma il pick up rosa dov'è? È sempre giallo, scusa. Però io ce l'ho giallo, lo sto usando dietro. C'è dietro la legna, gli azzarocchio che sei più pesante. Sì, lo so, vedo. Infatti dopo dovremmo andare a consegnare anche quello. Dal caso faccio tutto. E io sta roba qua non riesco più a farcela stare. Anzi, devo passare prima dalla passo alla falegnameria e consegnare la legna. Il carrello appena più grosso, tanto penso... No, ma il carrello dobbiamo comprare il camion con il del jump dietro. In realtà converrebbe comprare il carrello più grosso, semplicemente. È più bello il carrello. Sì. Ok, facciamo il giretto. Ho vedete tutto. Che sei veramente pesante adesso. Le taglierba si attaccano al trattore. Ah.
C'è una falciatrice che si attacca al trattore. In caso può noleggiare. Poi però bisogna fare le balle per forza. Quindi devi comprare veramente un sacco di roba. Stasera facciamo SOT. Facciamo l'arena di sì. Però perché poi mi dicevano appunto invece però di non fare le balle ma di fare i liquanti. Cioè con l'erba cosa si può fare? L'ha detto prima il ragazzo di fare non, il... Non l'ho letto. Stavamo parlando di tutt'altro, poi ho visto che ha scritto ma non ci ho portato. Forse dice di abbinare l'erba. Effettivamente il gatto avrei dato molto prima, ci ho pensato adesso. Sì, adesso è mezzogiorno infatti. È vero, l'ha finito. Ah, l'ha finito tu. O sei infortunato per davvero un imbecille. Ah, magari... Cosa stai cercando di fare? Mi saltavi sulle ruote. Gatto, stai bene? Ci siamo preoccupati visto che hai dato prima. Facci sapere. Ciao. Dove sono andato? Aiuto! Dov'è la visuale? Non vedo nulla. Ok, meno male che andavo dritto. Volevo salire con te, ma non c'è posto per due. Sì, CTRL Z devi fare. No, Shift Z. Non l'ho mandato a gatto, sai che mi sta venendo. Non è che l'ho mandato a Esprit. Come lo fa fare? C'è il seggiolino di fianco a me. Andiamo da Mark. A me forse allora, puoi, se, eh. Poi se mettete l'erba nel silo orizzontale. Ecco, non so gatto, siccome hai dato prima. Compressate, dopo un giorno diventa insilato. Che può essere venduto alla stazione di biogas oppure usato come mangime. Ma è, non lo so, perché adesso ci servono soldi in realtà. Siamo preoccupati perché ti sei infortunato al lavoro, salute. Hai chiuso prima. No, perché mi sono accorto che adesso è mezzogiorno e ho detto scusa, ma come? Quindi ti sei sfasciato, gatto? Tunnel carpale. Marco, se ti puoi levare dalle palle. Allora, devi essere più educato, eh? Scusami, no, provi, come ti sei levato via subito? Certo, ti servono educata, un casino di macchinari nuovi. Ma me sono in piedi fuori dal trattore. Mi fa molto male il polso, comunque ho chiuso per motivi di tavola. Ah, vabbè. No, però morto non ha molto senso, Hai visto? Twist? Questo? Che twist che sei Jack. Secondo me non ha senso quello che vuoi fare. Metto qua. Non so. Perché se ci servono soldi, dobbiamo stare lì a tenerla e non venderla, tutto, siamo bloccati. Sì. Io l'erba lì, io preferisco fare legna e raccolto adesso, raccogliere, mi diverto di più. Non so, l'erba ho visto solo un video e non so se cioè, mi sembrava un casino. Poi devi prendere un sacco di macchinari. Però se c'è da farla... Boh. Ma sì, ho fatto, camion, ho fatto. Campo, sì. Aspetta andare a dormire a scuola adesso. Dov'è il carretto? Non riuscivo più. Un po' di metto nel silos? Ero al 90%, non potevo fare. Giusto per avere... Mettilo nel silos in caso. No, ve lo lascio, tanto... Beh, si faccio io. Poi torni e la rimetti. Non è ti dico quando andare a dormire adesso consegno. Poi. Amici, io voglio rifare la serie di Minecraft poi. Appena riusciamo a. Guarda, io ci sto giocando mesi. Mentre voi siete su Animal Crossing. Tra un paio di mesi la faccio. Io, ma anche prima. Facciamo durare 4 mesi. Che problema. Ah, vabbè, ok. Come vuoi. Perché c'è l'erbetta qui? È proprio del terreno, Corvo? Eh sì. Ah, ok, che fastidio. Non ci spuglio. Allora. Se volete dormire. No, aspetta. Sto consegnando. Cioè, non so non vorrei che si buggy, se così. Eh sì, sono vicino ma relativamente. Ma che velocità, Corvo! Ma quanti soldi? Ma questi dovrebbe van bene in teoria, come grandezza. Oh. Anche perché di più non riuscivo a sollevarli. Ma dormo? No, te... Quante ore, che ora è caduto? Poi fai 8 ore. In 3, ragazzi, sarà anche più difficile, credo. Yes. Poi vabbè, Raft dovremmo prendere i salvataggi da Esprit in teoria. Se no dobbiamo ricominciare anche quello in 3. No, vabbè, ma quelli... Vabbè che ora che ce n'è di tempo, Tutti... No, dobbiamo seminare. Fabri, vuoi consegnare tu? Però tanto? Mi sarebbe piaciuto seminare qualcosa io. Di diverso. No, vai tu perché io tra poco... Vado no, semina qualcosa di diverso. Ma non... Facciamo, che se guadagniamo un attimo meno, che se ne frega, cambiamo. Sì, ma qualcosa di strano, tipo... Là, devo andare! Mi spiace, andate a seminare voi. Cosa c'è, il contratto? No. Iezer, mi fai almeno, mi prepari il campo così poi... un attimo, devo ancora tornare riesci, perché sto andando a portare la legna. Devo ancora tornare. Ma qua c'è da arare. Infatti aro. E non è arare, tra l'altro sempre. Mi è cascato un dick. Ma non era legato. Il prossimo obiettivo è comprare il camion da mezzo milione. Poi inizieremo a comprare altri campi, giusto per guadagnare un po' di più. Come si è tenuto quello? Aspetta che mi guarda. Devo attirare in più di porca di una miseria.
Animali ce ne sono per il momento, no. Li volevamo prendere almeno. Ma perché le galline costano troppo per quello che fanno guadagnare? Ma almeno le galline perché sono divertenti. Costano tanto, però ti fanno guadagnare troppo sul lungo periodo. Sì, veramente lunghissimo periodo. Che spendi 60.000, guadagni 300 a pacco di uova. Sì. Se ti va bene. E ne fanno mezza al giorno. A pacco di uovo pieno, ovviamente, che hanno fatto tutte le uova, la riempito. Sì, sì, ma non puoi sapere se dentro. Non puoi aprire una scatola per vedere se ci sono le uova. Che la sigilli prima che sia piena. No, per letto. Piano, piano. Tu sei un pistola, Te lo dico io, Nieta, tu sei proprio un pistola. Dall'altro campo lo state. Sto arrivando io. Lo state chi? Che siamo a fare la guerra qui. Aspetta, no, in realtà devo ancora svuotare le pecore, c'è solo acqua. Maxi campo col 22, ma magari più avanti. Le pecore le abbiamo già prese, perché non c'erano trovati troppo due. Pecore le facciamo anche a caccare. Maxi campo col 22, nel senso collegare i campi, ci sta? Sì, sì. Sarebbe figo. Quello potrebbe essere il prossimo obiettivo. Io rallenterei così te, specie adesso che devi fare la curva. Madonna, le galline, il carico come se fosse se, se le compro, poi cosa le vendo a fare? Scusa. A meno che tu non dici che si riproducono, ma non penso. Allora fammi fare una cosa. Fammi svuotare le due. Ah no, una mititrebra la sto usando, fammi svuotare l'altra. E poi Harold Campo. Eccoci. Sai cosa? Perché c'è una travegola nell'anno. 2006, dai. Ah dai. Fabri, vieni che ti riaccompagno. Grazie. E poi vado a portare i cani. Perché noi abbiamo un cane qui, devo portare anche lui. Tanto due, tre. Pierfiglio. Pierfiglio abbiamo. Riporto Billy Bailey e Pierfiglio. No, posso vuoi chiamare il signor Berluscane. Berluscane, no. E che bello portarlo a spasso. Pierfi, non tirare. Sì. Effettivamente hai problemi di miopia, può essere che io stia prendendo i capelli, no? Non so. Anzi, voglio andare a rasarmeli perché sto morendo. Tanto le fa vedere da nuovo. XX Zap, grazie. Grazie Zap, ben arrivato. Nova Zap. Ben arrivato Zap. Allora, fammi vedere. Eccolo. Christian Sica. Buongiorno dalla mia villa fuori Roma. Questa quarantena è proprio dura. Tacci sua. Secondo me è il vero Christian. Mi è arrivato dopo che era Christian De Sica, come al solito. Secondo me è il vero, veramente. Io ti voglio sempre bene, Christian. Allora, vado a prendere... Ah, no, sto facendo moro. Buona. Allora, Liezar sta arando. Potrei passare con... No, poi non mi va di fare l'erbicida. Mi fa schifo l'erbicida. Marco. Voglio andare a tagliarla a me. Ho capito. Questo lavoro l'hai scelto... l'hai accettato. Ma io sono il raccoglitore in toto e... ti. Bravo, brutto scemo. Avete capito? L'ho capita dopo, mi ha fatto molto ho capito un attimo dopo, però sti alberi non li taglierà mai più nessuno comunque. Ma stiamo tagliando io forza. Sì, ma non ci abbiamo voglia. Ce ne sono voglia. Tanti, ci abbiamo tanti voglia gli alberi nuovi che abbiamo comprato. Ma io ti giuro di sì, Moro. Bellissimo tagliare gli alberi. Anzi, io vorrei il cassone apposta per me. Io amici vi saluto e ci vediamo con l'imbuto prossimamente venerdì. Domani c'è TTT, è vero, domani sera. Domani sera. Ciao belli. Buona passeggiata. Ciao. A voi. In realtà i cani di plastica Corvo va in giro solo perché vuole fare il ribellino. Sì. Ho visto un paio di video di polizia che fermava gente con questi cani duri. Cazzo, ma io oggi su Animal Crossing non c'ho il... Non c'è niente, tu Moro, devi non c'ho il centro ignifugo lì. Vieni da me, Moro. Sì. Anzi, andiamo da Franci, che ce l'ha aperto pure dopo le 22. È vero, lei sempre. Porca vacca. Allora, qui sono a posto, vado a... Mi ricordavo più che qua c'è questo coso qua del laser. Mi dai una mano che mi scivola... Ah, stai facendo, ok. No, pensavo fossi a piedi. Dov'è? Mario! Che laggata. Dov'è il diserbante? Com'è che l'hai attaccato quello lì, la seminatrice? Perché è quella più piccola? Sì. Vabbè, tanto va lo stesso. È quello Franci, più piccolo? Per favore, No, non è vero, è quello giusto. E dov'è quello piccolo? Non lo so. Eh sì, gatto. Gatto, è troppo tardi, non l'ho fatto. No, ne ho comprato tipo, mi sa uno ne ho comprato. Te li posso prendere io, Moro.
Mi puoi dare i soldi, te li compro io, te li lascio giù. Ah, me li puoi... ma te li posso comprare io da me? Sì, ma sono costa miglia, Marco. Ah già, non me le puoi dare le miglia, vero? No, ho sbagliato. Ah, questo non mi serve a disurbarlo, non c'è il seme. Io oggi dovrei avere 20 stelle... Dopo vado a guardare quante stelle ho. Ve l'ho detto, prima della fine della live vado a guardare quante stelle ho farmato. No, faccio Sailor Moon. La bacchetta. Sailor Moon, amica Sailor Moon. Ma aspetta, non... ancora devo aspettare. Poi prendiamo che il campo là al 22 diventa gigantesco sto. Io 10 ne ho comprati nel dubbio. Sì, ma fate bene, perché se non potete, cioè se volete che io me li voglio tenere, perché se poi gli strumenti per modificare l'isola costano 8000 in tutto 16000 e... Ma infatti prendine magari uno o due, non esagerare. Uno o due, fammi vedere se ti va male le isole, vuol dire mietitura campo 6. 22 in pendenza, no, sì, un po' in pendenza. È la sbarbabietola poi. Poi a me piace stare a casa a pescare, a trovare insetti, sinceramente, per andare sulle isole. Cioè, mi piace anche quello. 3000 al campo 3. Dov'è il campo 3? Era campo lontanissimo 3, il campo 3. È lontanissimo. Dov'è Davide? Cosa faccio? Che 3000 è veramente una barbonata, eh? Abbastanza. Una gafonata. Campo 6, campo 17. Ah, beh. Che schifo. Tanto, è tutto posso sumo. Avere ancora una possibilità di prendere il celestino. Campo 5, però. Le i girasoli. Girasoli con questo attrezzo qui ci si mette un po' di meno. 18.000. Avevo solo 4. Magari sono... Non possiamo fare in 2 del campo 5, quindi no, non ci voglio. Magari 4 è il cap delle 8.000, stelle. 8.000, semi di soia, campo 12. Anche se ne vedi 2.000, sono 4. Campo 12, sempre. Campo 12 lo possiamo fare in 2. Cos'è che c'è da raccogliere? Soia. Soil. Facciamo in 2 da 8000, che non è un cazzo, però... Vabbè, però tanto ci rifai almeno 20.000. Voglio, faccio. Sì, fai. Presta ogieti. E lux. Inizia a portare la nostra lama, intanto. Vabbè. Io finisco qua. Va bene. Bisogna seminare anche l'altro campo da noi. Amica Sailor Mosca. Marco, vieni te a darare con me stavolta. Sto portando la cosa. Ah sì, fate voi, fate, io faccio qua. Aspetta che porto sto carico e arrivo. Certo. Io devo anche... Certo, devo anche da riempire adesso. Sì, devi... Ma non dobbiamo anche... Chi è che c'ha il carrello? Io non ce l'ho, io sto andando col cassone del pick-up, quello mio, proprio della macchina, a consegnare. Perché devo scaricare qui? Stavo baccia. In teoria era attaccato per i semi di soia di prima. A quello giallo. Dovreste lavare i mezzi che sono sporchi. Ma chi se ne frega? Guano. Lavoriamo no, che vanno in camp. Più, da quello che ho capito. Se... Eh? Però non ho capito come si lavano. Se lo fa una persona devi portarlo da qualche parte. Dovrei andare al lavatoio. Però un lavaggio delle auto. Facciata. Mi ha fatto ridere Guano. Sono una persona semplice. 2400 precisi. Ma la farlo legna fai veramente poco con la legna. Voglio beh, farlo. Prima ho fatto quasi 5000, che adesso non avevo il campo. Dov'è l'idropulitrice? Pieno. Dove si acquista? Non era pieno il campo. Non è vero che si può acquistare l'idropulitrice. Ah, l'altra volta non ho detto di sì. Dove? Non mi ricordo. Varie? No. Aspetta, comprare l'idropulitrice e farlo a mano. Ah! Mamma mia, cosa ho ripreso. Sulla cassetta. Casetta. Benji si allena tirando cannoni. Ah, questa l'idropulitrice. Dopo vado a fare anche la benza al trattore che okay. È meno di metà. Cosa? Dove la mettiamo? L'idropulitrice la mettiamo. Ah beh, è proprio un blocco terra tipo il silos. Ma che fai? Niente.
Sono fermato. Dove l'hai messa? Messa qua, adesso vado a, vado a lavarmi la mia tibatte. 4.000 euro di idropulitrice. Ho schiacciato per figlio di nuovo. Ogni volta. Allora. Quindi. Dovete fare il contratto voi. Ok. Porta andiamo... la nostra mititrebbia, quella grande. Carica la lama sulla cosa. Portala via. Non c'è già la, la mititrebbia? La, ma la dovete fare in due. C'è. Che divertimento, amore. Vieni qui, per figlio. Ti lavo anche a te. Anche a te, Marco. Scappato, poverino. Una bella doccia. Ah, ah. Posto. C'è la ci sono i pick-up che sono terribili, Moro. Marco, poi li laviamo, non ti preoccupare. Ma che bello, tutto splendente. A posto. La lama è tutta zozza, però. Benji si accende fumando i cannoni. Prego, Molly li sniffa. Sì. Ma sono i cannoni. Porca miseria, di là il cancello. Ma te Marco cosa fai? Devi andare a prendere l'altro, Marco. Ah, ma è nel negozio già? Certo. Non possiamo permetterci mica di bighellonare in questa maniera. Qualcuno riesce a passare il... No. L'erbicida, velocemente. Vai, lo dai dopo l'erbicida. Vai a seminare l'altro e poi dai l'erbicida. Tanto non, è, non c'è tutta sta fretta per quello. Insomma, perché adesso crescono abbastanza in fretta, ho notato. Sì, ma... cioè, fai in tempo comunque. Vabbè, in caso metto. Te l'ho messo già in posizione, poi quello dell'erbicida. Benji scavalca i trattori. Ok, ho messo la... davanti la... la situa. Sì. Vabbè che con quella lì è piccola, ci passi. Poi cosa devo fare? Devo attaccare questo qua? Dietro? No, non devi fare un cazzo, vieni via. Tutto stambaradam cosa? Quello lì serve per portare la lama, ma tanto ce la fai a portarla così, è abbastanza stretta. Con la lama zozza, ho capito, ma... non c'avevo voglia quella. Allora, il campo 7. Bisognava andare di qua, sto facendo bene. Ma tu devi fare la mititrebbia e poi col bus... Io devo prendere solo la lama davanti con la mititrebbia. Sì, dopo portiamo... con la mititrebbia sì. Non puoi prendere il carretto con la mititrebbia. Puoi prendere la lama stessa con la mititrebbia. Sì, ma l'ho già presa quella, pensavo di dover portare altro. No. È più lenta questa, o sbaglio? Sì, Johnny. Aspetta, cos'era il 12, cacchio? Era qua, era. Però ha il pallino verde, no? No. Il pallino verde doveva devi consegnare. Campo 12, Marco, gira a destra appena poi attraversa il campo 13. Ma riusciamo a fare quell'impennata lì? Tu non lo so. Gira dove puoi. Provo, ma... a me non si muove. E invece... e invece, sono a 12, 11, 10 km orari, 9, 8, 10, 11, ok, ce la faccio. Arrivo, Morenzo. E basta! Voilà. Benji si allena tirando i pipponi. Tu inizi da qua, vado dall'altra parte. No, inizi a fianca da me. Vieni di qua. Aspetta, aspetta. Vai a mettere in prima. Maestro Muta, non so. Mentre mangi la pasta di Sheldon? Cos'è la pasta di Sheldon? È la pasta con i pezzettini di Wurstel e il sugo. Veramente la pasta di Barboon. Non mangio un Wurstel da molto tempo io, in realtà. Perché non lo fa? Pizzar, quanti aiutanti stai licenziando? Ma è sempre lo stesso. Ma non so perché, dice, finisce subito e fallo tu, fallo. Ma no, vorrei capire anche perché non lo fa. Ma perché sarei dalla direzione sbagliata, che lo fa solo da un verso, si vede.
Anche perché adesso abbiamo due campi uniti, sicuro si sballano. Abbiamo i campi elisi. Sì. Ancora. Beh, attaccato non arriva mai quel telefono. In Texas sono comunque molto... Cos'è, che telefono... Chi è che ha attaccato il telefono? Ah, è Marco, sì. Ma infatti non ho capito perché ancora non l'hai staccato. Non lo so. Ma staccalo. Magari può servire, non lo so. Ma ho capito, ma non, tanto non ci avrei mai risposto. Ma no, ma ce l'hai di là. Quello lì è il secondo telefono. Non ci avrei mai risposto primo, in vita tua. Non mi ricordo. Se stacchi quello, il primo diventa l'altro comunque. Non credo che non lo so. La linea telefonica arrivi principalmente in camera tua. Ma sì che non lo sai, te lo dico io, Marco. Non è... Non funziona così. Perché io avevo capito che Marco aveva due telefoni, nel senso che aveva lì il cordless con la basetta, ma il telefono magari ce l'avevano di là. Invece no, ho proprio due telefoni attaccati a due... No, ho il cordless con la basetta io. Sì, però di là c'hai un altro cordless con un'altra basetta. C'hai due telefoni attaccati in due prese diverse. E poi non so neanche perché lo ha fatto quel lavoro lì, Marco, tizio. Marco è più veloce di me. Quanto vai? Mi sa che sì. No, beh, 10. E io vado a 8. Però mi sa che tu ne prendi di più, eh. Sicuramente sì. Quello. Gira tu, poi ti vengo dietro. No, ma non era per la linea di casa, che non mi ricordavo se fosse, se fosse un principale o meno. No, non fare. Fanno, facciamo in circolo. Ah, vuoi fare in circolo? Ma così mi stai. Sono tornato! Falla tu quella esterna. Ok, certo. Nick Jit, grazie Nick. Grazie Nick Jit. Ma che schifo, Iano. Lezione? Studio infermieristica. Ma che schifo. Che squatter. Grazie squatter. Grazie squatter. Comincio a farvi conoscere mio figlio. No, non lo fare, che è tremendo. Quanti anni c'ha? Cioè immagino sia piccolo comunque. Poi cresce con le parolacce, le maleducazioni, le cattive intenzioni, casino di cose, non lo fare. Siamo un programma riservato ad un pubblico... Da due mesi, beh, allora non credo neanche che... Vabbè, allora non capisci una fava, vai tranquillo, vai. No, così lo rovini! Comunque complimenti per questi due mesi, recente diciamo. Immagino abbia partorito la moglie, però, vero? Vabbè, il figlio si è preso comunque, non è che... Sì, sì. Non è che... Spero, almeno. So, io dico... Il lavoro piuttosto lo fanno sempre le donne, purtroppo, all'inizio. E anche dopo, in realtà. Spesso. Purtroppo. Se ti capita un uomo disgraziato, magari non è il suo caso. Mai, comunque c'è l'allattamento, le cose, coraggio. Sì, l'adattamento. Ezra, quanto ti manca? A fa che? Il lavoro. No, io ci gioco solo insieme, dice Squadra, bene. Con il vicino. Ok, quindi sei belle che a posto. Sta facendo anche la tua camera. No, poi voglio il... che ci devi portare il camioncino con la roba da scaricare. Vedi, col camion, easy. Che bellezza raccogliere, mi rilassa veramente. Poi è un rilassante. Devo andare a riempire la seminatrice perché non ha finito. Vai che noi siamo qua. Sta ancora lavorando perché sto facendo l'altro campo. Dovrebbe esserci già il saccone in teoria, eh? Sì, dovrebbe esserci nel negozio ancora qualcosina. Anche l'erbicida serve tutto, serve.
Non mi ricordo se ce l'avevamo l'RPC, però adesso mi viene il dubbio. Infatti, prova a vedere, magari Francesco è la... Io, guarda, l'ignoranza è la... è una virtù ormai. Perché quando sai troppe robe ti viene l'ansia per tutto, perché inizi a capire tu e dici, porca puttana, morirò. Io non so come faccia a vivere Dario Bressanini, infatti. Io non riuscirei a vivere nella sua testa. Viene l'ansia per tutto. Lui sa esattamente le cose chimiche di ogni cosa che mangia. Cosa potrebbe fargli bene e cosa meno. Io ci avrei un esplodo. Ma sa tutto quello che gli può far male, ma sa anche come contrastare le cose. Certo. Perché è vero, infatti, ma... Sì, sì. Effettivamente sei più cosciente di un sacco di roba che magari per gli altri sono cose tranquille. Però appunto l'ignorante mangia e sta zitto. Sì, poi dopo però... Ma chi se ne frega, ma tanto lui, però lui non se ne preoccupa perché non lo sa. No. Però è meglio saperlo ed evitare a prescindere le cose, le fai prima, no? Sì, però nel senso se non lo sai, non sai neanche che sarebbe meglio. Ho capito. Vedi? È quello. Poi dopo votano Salvini o Trump in America, robe così, che ci andiamo di mezzo tutti, però. Voglio dire... Quello è. Io voglio un mondo più ignorante. No, non ce la faccio, sta frutta. Con la lama usurata, sì, è tutta sporca, Vabbè, vecchio, tu sei un terrone, sei. Questo era dispregiativo. Ma smetti di interrompere. Da fastidio, Marco. No, però magari qualcuno se la prende. Ma io non ce la devo prendere, perché veramente... non se la deve prendere, ma magari se la prende, non lo ho capito, ma se la prende è scemo. Ma no, per rispetto non farlo. No, perché anche abusarne comunque, dirlo scusami, continuamente, certo. È la stessa identica cosa. Però... No, non c'è un però. No, c'è il però... Cioè bisogna anche capire, perché se non parlo più, non dico più niente. Perché non dire niente, devi dire una parola. Va detto, no, va detto, perché... beh, va detto normalmente, non continuare a ripetere. Cioè, certamente. Fatto, qualunque cosa. Ma oggi è un caso. Ma dietro cosa un c'è? Caso di che c'è Vector di... proprio che fa il... Cos'è quella cosa? Però io se devo stare zitto e mai più parlare, si vede veramente essere... come Twitch. È un bot, lui non ha origine. Beh, ma è un bot di origine... Ah, l'ha creato giustamente. Ogni tanto a classe mia dicevano sudicio, ma non nel senso che perché quelli di giù sono sporchi, ma perché per assonanza con sud. Ma tu non sai quante volte le prof infatti sai, uno che non sapeva la lore, non sai quante volte io non l'ho mai detto, però sentivo quello che dice. Sentiva i prof si arrabbiavano un sacco e li scrivevano un casino perché loro intendevano sud, vero, perché mai. Sud era a livello di assonanza, assomigliava, e per scherzo diciamo così, non perché volessero offenderlo, però se uno sente da fuori una roba gravissima, anch'io, cioè prima di saperlo anche io sento sudicio, ma come, scusa, sei fuori? Ci metto un po' a arrivare lì, perché devo riempire. Sono al 69%. Ho capito, devo. Poi il contesto è terribilissimo. E poi anche sudicio col contesto più, io molto non più lo direi. Brutto di terrone. Comunque, sì. Ma perché lì appunto la parola sudicio significa una esatto, cosa sporca, perché vuol dire sporco, tozza, merda, non si dice, di dai. Bastardo. È tremendo, Ovviamente poi tra di loro lo sapevano, non è che si offendevano anche chi aveva origine, cioè, però dai. Secondo me non lo sapevano e si stavano offendendo senza saperlo. Io... E qui si ritorna al discorso dell'ignoranza. Facevano bene i prof. Tanto non lo sapevano, quindi. Vabbè, che i prof facevano bene a prescindere, perché sentire un linguaggio del genere anch'io interverrei, per esempio. A maggior ragione che non so il contesto, ma in generale. Dove cacchio. Mauro, vai piano per colpa della lama usurata, dicono. Infatti, effettivamente ti sto dando tre piste. Ho capito, ma non posso andare. A 2 km all'ora in più. Infatti, io riparo tutto. Adesso non posso andare, dopo la laviamo. Però del battoglio erbicida. Quanti... Cioè, che dobbiamo. Allora, aspetta, dobbiamo ripararla. Annunciare GTA 6, ammettato sì, ho letto anch'io che hanno modificato anche il sito, però, sono tutte speculazioni. Speriamo, insomma, sarebbe carino come.
Però senza annunciare né una conferenza ripara, né nulla. Ripara lo posso fare. Ma non l'hanno mai presentato in conferenza. Ah, no. Lo facevano prima l'annuncio, poi la settimana dopo usciva il trailer e poi basta. Poi... Però la VAR è solo una questione estetica, non da bonus. Allora, così bisognava fare. Adesso c'è la benza. Full. Va come spediamo. 2 km/h in più abbiamo guadagnato. Dove l'hai riparato, scusa? Dalla garage. Come me ora. Carburante costa veramente poco, scusa. Io sono all'86% comunque, tra un po' dovrò... arrivo, aspetta. Anch'io sono all'80%. Sta salendo molto veloce. Arrivo. Guarda, è questione di momenti. Arrivo. Non so neanche se ce la facciamo a scaricare dentro il 2. Il 12. No, mi sa che dobbiamo comunque aspettare. Mezzo veloce, è questione di vita o di morte. Rapido. Cazzo, sta. Vabbè, ma qua vicino. Di vita o di morte. Beh sì, se ci finisci sotto. Ma io ve lo lascio lì poi perché devo tornare a fare le cose. Beh, certo. Beh, no, probabilmente dovrei scaricare, dovrei. No, devi fare voi. Non è possibile. Come facciamo, Liezza? Uno interrompe un attimo. Liezza, non è possibile assolutamente. Ho capito, ma io devo fare cose più importanti, sennò crescono le cose. Non c'è niente. Ma serve assolutamente. Ma c'è un contratto da 5.000. Non è possibile, Liezza, bisogna farlo. Come 5.000? Sì. Vai, però c'è il. Le cose che vendiamo noi valgono 40.000. Sì, ma è una questione di principio, devi capire. Quindi non riesco neanche a finire questa striscia qua di campo io. 92%, Liezza, core, dove sei? Vabbè. Andrà tutto bene, ragazzi. Ce la faremo. Ok. Sì, dovranno annunciarlo anche lì. Liezza, io vado via. È uno stronzo quello lì. Liezza, ti seguo? Ma chi sei? Ah, vieni qua. Ma dove vai, oh? Ma mi sa che non... Fermati. Non fermo. Vengo un po' più avanti. Vai, non so se ce la facciamo, In realtà qua Moro può anche finire da solo, in realtà. Ma no. Sì, probabilmente sì. Se posso. Quanto sei, Dizzo? No, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Aspetta che non ce la facciamo, tutte e due. O vengo anch'io, ti seguo, Liezza. Vediamo adesso quando finisce. Quanto sei tu, Moro? 18. No, allora ci sta. Sì, no, perché no, quella di Marco è molto più piccola. Ma non, secondo me ci sta. Sì. Quanto c'hai? Però 65, sì. Sul balcone con la non ho visto un cacchio. Dove vanno consegnate? Principe Carlo è risultato positivo al test. Ahia. Può attaccare la regina. Regina, attenta, Ma non ce la fai dietro. Monta cariche cereali porto. Non ce la si fa, non ce la Quanto si fa. Quanto sei? No, sono al 40%. Dici? No, forse no, però per poco. Posso comunque aiutare Moro, Sì, no, infatti. Quanto sei? Perché sono... No, beh, dai, 14. Dai, Vado aiutare. A consegnare. Ora, a sto punto, io riparto da qua. Tanto adesso andiamo... Riparto da qua dietro, tu fai la curva lì e poi torni indietro. Sì. Probabilmente è già stata clonata. L'esenfant terribile. Mi spiego dove cavolo potrebbe averlo preso Carlo, che non credo che esca di casa da un 2 mesi. Ma magari qualcuno lì all'interno ce l'aveva già. Sì, può essere qualcuno. I servi, magari. I servi. Gli schiavi. Dire servi, mamma mia. Così, cioè, servi nel senso la servi tu, però sono... Sì, detto di maggiordomi. Nel senso, esatto. Alla fine non sono schiavi. No, però. Possono licenziarsi quando vogliono. Cormanno, 100 bits, grazie mille, bello. Grazie Corman. Ma alla fine è la stessa roba, Joker, cioè, hai detto in modo diverso, ma è quello. Sì. I maggiordomi, le colf, le badanti. Ma qua c'è una ragatura, cioè.
Ma qua bisogna girare, è venuta tutta la curva adesso. Vabbè, non importa. Anzi, quasi faccio in tempo a girare e tornare indietro. Si attacca la regina, diventa veramente coronavirus, niente. Bravi. Mamma mia, ragazzi. Non ci avevo minimamente pensato io. Le concubine? Vabbè, sì. Tanti vivono realtà... lì. Tanti vivono lì, comunque, nella, ma nella dimora. Beh, sì. Anzi, la maggior parte. Non so quanto sia bello lavorare, cioè, nella servitù, anche se allora, la regina. Perché mi secondo me stare sì. tutto il giorno. Secondo me sì, poi allora, cosa fai. Deve essere stressante da morire. Beh, se sei un cuoco, magari. Perché comunque sì, appunto, devi la tua vita privata come la gestisci? Vabbè, ma sono lavoratori come gli altri, È vero, però tu sei sempre lì. Non è vero, la maggior parte che abbiano... appunto, non lo hanno so. Hanno orari, hanno i turni. Sì? Hanno i turni. Gente che lavora di giorno, gente che lavorerà di notte. Perché sennò tu sei sempre a casa loro. Di notte non credo serva così tanto, in realtà. È comunque una persona autosufficiente. C'è questo ciuffetto da fare, Marco. Ma tanto qua adesso dobbiamo andare a sentimento, perché si è... Col fatto che ce la dobbiamo andare... fare, prima io e gli Ezzar ce l'abbiamo fatta. Secondo me fare il cuore e il cuore, so. Fare il cuoco. Ma sai che forse ce la facciamo per davvero a farlo preciso? No, non dobbiamo sbattere, dico. Quello non lo facciamo sicuramente. Moro. Quello che prepara solo il tè alla regina, che figata. Moro! Maria. Mamma mia, Maria. Te lo lascio qua. 2 eh. su 2. Te lo lascio qua, torno. Però adesso dietro lì ci rimane il cazzone. Come? C'è stata la strettoia, non ce la faccio sì. a... Guarda che sta già crescendo tutto qua. Ma infatti io sono una striscia molto più piccola della mia lama qua. Sono in straritardo. Sono in straritardo qua, sta già crescendo tutte le erbacce. Vabbè, ma le erbacce adesso, boh, strazzo. Dite quanto era messo male sto coso. Arriva Moro. Sono uno dei maggiordomi, da quanto è uscito Animal Crossing con me? Ah, vabbè, Al. Ma guarda che secondo me non deve essere così brutto. No, no, è che non lo so. No, only you. Non so neanche come potrebbe essere. E lì è il vagabondo questa scena. Non saprei neanche in privato come possa essere la regina. Se... Che bellezza. Una rompiballe o che non credo. Ma lieta, come ti non lo so, non puoi guarda, neanche fare illazioni, non può. Non fiate qui che sta calmissima. Beh, che sinceramente non saprei. Ecco, chi arriva prima? Chi arriva prima? Per me no. Siamo uguali, sai. No, tu sei più veloce forse. Taglio una strada. È un motore più grosso, cioè. Ora attento, accerchiamolo, Moro. Sono fuori, buttato. Aspetta che devo girarlo a modo. Sono manovra, no? Ma infatti anch'io la vedo più come una londina come le altre. Mi stai dicendo che la regina Elisabetta è solo una vecchia, no, è che no. Sì, ma Marco tu sei il suo atteggiamento. Stacca la lama, stacca. Guarda che è bisnonna già, quindi. Stacca la lama, Marco. Capito? La vedo una. Che si arrabbia, roba del genere. Dipende. Per forza. Poi immagino che sia anche ormai abituata. Esilia, al massimo, cioè non è che. No, ma proprio. No, ma credo che sia proprio anche abituata a comportarsi in un certo modo. Chissà come fai a fare il curriculum per lavorare lì. Devono controllare che tu non sei un. degli spioni. Come si dice? Che cazzo stai dicendo? Come si dice? Le spie. Una spia. No. Una spia. Semplice, una spia, semplice. Uno spione. Andare a complicarsi la vita. Mi è caduta una goccia di arancia sul bordino della sedia. Di arancia? Eh sì, stavo bevendo succo di arancia. Allora Marco, adesso tu devi lasciare lì la mietitrebbia, prendere l'utratoru e andare a... No, fammici andare a me, tu porta a casa la mietifaz. Sì. Quella mia, non la tua, quella rossa, porta quella lì, bravo. Io andò a consegnare al ristorante, bisognava andare lì a Zero. No, al coso lì a posto. Ah, questo qui con la ferrovia. Marro, dove la lascio quella attaccata dietro? A casa. Dove l'avevi presa tu? No, dico a casa, dove l'avevi presa? A casa poi non lo so, lo metti dove c'è spazio. Che è ingombrantissima. Metti dove c'è spazio, poi basta che... Cioè, dico, fai la roba...
modo, via, eh. Non mi ricarica. Passo da qui. Ah, fammi comprare anche. Comunque il clacson che c'ho la Mititrebbia non è credibile, io continuo a dirlo. Che fa? È proprio credibile. Fertilizzante. È un cinquantino. Oggi... Aspetta, noi ci siamo il solito. Incidente. Tante solido. No, liquido. No, adesso mi fai il dubbio. Sì, sì. No, il fertilizzante solido, scusa. Il disarbante è liquido. No, il disarbante l'ho già riempito. E semi. Compro. Ah, però fammi prendere il pallet. Sì, potevo prendere il pallet di fertilizzante. Dopo dobbiamo fare una cosa. Oh, ok, l'ho riempita completamente. Adesso vado. Sai che si guida bene la mia Mititrebbia? Non pensavo. Beh, comodissimo poi. Oh, però abbiamo fatto questa, questa qui nello specifico, dico quella verde, non l'avevo mai utilizzata. Forse una volta l'ho utilizzata. Beh, vai a lavarla, ma Marco, 3000. Non posso. Perché? Sono già andato oltre. No, devi lavare lì. No, a casa devi lavarla. Ah, già che c'è il pistolone, è vero. Non c'era là. Io riparo questo. Allora, io la cosa qui dove la metto? Hai consegnato, Moro? Sì. Allora, Marco, tu adesso devi... Puliamo anche questo, puliamo. No, Marco, tu adesso devi venire con me nel furgoncino. Aspetta. Che dobbiamo fare una cosa. Fammi posizionare. Vabbè, ho fatto 100.000. Il trattore non lo riparo, quella lì. Non era il nostro. Devi pulire la macchinina, Moro. Io metterei qua la lama. Anzi, Moro, va, dagli una adesso pulita. Adesso una lavata anche adesso la lama. Vengo a pulire anche questo qua che sto usando io. Guarda che bellezza, anche... questa era veramente piena di pezzettoni, l'ho vista prima. No, più che altro c'era pulire anche quello per l'erbicida. Che vabbè, oddio, quello non è che sarà più di tanto. Però. Anche Bumblebee forse c'ha una mezza lavata. Vabbè, no. Quello so. È dall'inizio che lo sto usando, quello mi sa che... Però non è neanche così sporco come l'altro in realtà, perché... Io riparo il trattore intanto. Ma si consuma poi l'acqua qua dentro? Non penso, visto che è una roba sull'estetica che non serve una fava. Terribile da vedere da fuori quel lavoro lì. Stai camminando normale però spruzzi. Ah, non c'è il tubo l'idropulitrice, scusa. Non posso andare più avanti di un tot. C'è il tubo invisibile. Guarda. Ah, che miseria mi tira qua. Allora, Marco. No, non si confonde. Vieni con me. È importante. Aspetta, volevo che pulissi Bumble. No, Marco, vieni con me. Minchia, sarà messa male questa. Ma per fine. Era veramente... conciatissimo. Com'era per entrare? Shift Z. Il contratto l'ha ritirato gli Ezer. Dobbiamo andare in un posto, Marco. Prego. È una sorpresa. Una sorpresa addirittura. Sì. Marco ha messo il casco, non si fida. Oh, ma che bravino, eh? Marco, vai a prendere il muletto. Ma so, Moro. Incredibile questa cosa. Ma datemi una mano, voi passate e non dite un cazzo. Infami. Vanno bene, guarda. Infami di merda. Rotti... Ogni volta che passano sono sempre ribaltate, saranno anche rotti le palle. Infami. Ho fatto bene a mettere il casco. Adesso poi notiamo dove dobbiamo andare. Ma c'è nessun incidente. Presenta che sei lì al negozio. È vero, potevo fare anche allora questo. Vabbè, vai, tanto... Come si, come si usa il coso per lavare? Dov'è la macchina? Certo che... Io c'ho Mr. Resetti se vuoi, Moro, te lo presto così. Non ti preoccupare, Marco. Vendete il muletto e comprate i caricatori frontali per i trattori, dicono. Per risparmiare un po' di soldi. Ma il muletto è bello. Allora, Marco, dai, torna qua nel negozio. Tabba sulla macchina, ok. Oh, guarda com'è bella pulita. Oh, là. Ma siamo impennati, Moro?
Perché siamo impennati? Ah, guarda lì. Grazie Andrei. Ah, andiamo. Ecco. No, no, deve guidare lui. Lui ha... anche perché non ho idea di dove stiamo andando. Guarda che dovevamo andare giù, aspetta. Prendiamo la scorciatoia qua. Ah, va, che pulisco bambino. Porto in un posto magico, Marco, eh. Certo. Questo come l'hai scoperto, così, per curiosità? Ci sono passato prima. Il treno. Ma che cos'è? Ma che schifo di salto! Ma è stato lento lento! Ma ci siamo impiccozzati. Ma che posto è? Sembra il posto di GTA 5. Di dei Digimon! Marco, dobbiamo riprovare però. Ma da quando c'è sto lavoro? Non lo so. L'hanno messo palesemente per farti saltare. Lì, non è sì, che c'è altro motivo. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo. Bobo Martins, come? Allora, dobbiamo fare così, guarda, ci infiliamo, poi torniamo, facciamo la marcia indietro. Sì, è il salto che c'è in GTA. È un salto del genere, più o meno. Prego, Moro. Andiamo alla rincorsa. Proviamo un esperimento. Secondo voi, se fermate la macchina NPC sui binari, cosa succede quando passa il treno? La sfera venta via. Non si può fermare. Grazie, Stark, sono state. Come la porti, dopo però? Dopo proviamo. No, è come la porti sul binario. Penso io. John. La devi incastrare. Ullala. Questo è stato un bel salto. Sì. Madonna mia. Che bello. Il molo di San Perro questo, sì. San cane, sì. Ma parti dalla strada non si può fare. Questo era il massimo del salto che si poteva fare. Adesso andiamo a provare a fermare una macchina sulla ferrovia. Devi andare a quella vicino al negozio però. Sì. Devi bloccare il passaggio a livello, semplicemente. Dopo devo fare la cicletta io, Anche se stanotte ho dormito poco, sono veramente... Sicuramente morirò, ma la faccio lo stesso. Molo di San Piero, sì. Siamo passati dagli... Se il sviluppatore ci segue, ha messo ristare solo per noi, sicuramente... arriva alle macchine, noi se ci piazziamo devi proprio tagliargli la strada quando sono in mezzo, a metà, vedi? Devi proprio, potrebbe andare in realtà. Aspetta, fai finta e poi ripassi. Bravissimo, ok, perfetto. Ah, adesso suona il cazzo, questa è la vendetta, la mia vendetta personale. Certo. Fammi scendere che voglio godermelo. Aspetta che arrivo Vabbè, lo fermo. Perfetto. Perfetto, vai. Adesso. Adesso dove vai, stronzo? Suona tu. Allora scendi. Primo. Seguo la macchina, Mamma mia. Però è proprio allora, sul io voglio salvare. Voglio salvare perché. Salva partita perché secondo me ci esplode il server. Vai. Osteria, Magari una cosa ci deluderà tantissimo, però ci vogliamo provare lo stesso. Secondo me li passa Faccio attraverso. Un po' di platforming. A me li passa attraverso. Guarda che platforming che faccio. Allora. O non arriva più il treno. Per me non arriva il treno. Adesso aspettiamo qui. Abbiamo 10 minuti. Ma il treno passa, dai. Vediamo un po'. Sì, tra l'altro che rumore fa, che motore ha sta macchina. Dai, suona, suona. Hai capito, Giacalustra? Eh? Pirla. Madonna. Capito? Qui ci esplode tutto qua. Guarda che si è creata coda qui, guarda. Marco, vai a prendere l'altro pick-up, vai a vedere dove è il treno. Ah, sto andando già a vedere io all'angolo. Ah,
Okay. Stai andando a piedi tu. Arriva. Marco, arriva. Vai. Arriva, Marco. Siete pronti a clippare? Devo mettermi qua sopra, Eccolo. Amici, è un momento incredibile. Eccolo. Non suona, sì, suona. Attenzione. Pronti a rimanere delusi? Oh mio Dio. Niente. È partita in aria e poi è tornata giù. L'ho detto che passava attraverso. Cosa fa su e giù? Cosa fa su e giù? Niente, delusissimo. Però è partita un po' all'inizio, dai. Abbiamo provato, ma ha fatto solo flut. Deficiente. Flut. Dovevamo metterci la nostra macchina, Quanto ci mette? Quanto ci passa? Saranno 5 minuti, penso. Una falla in Matrix. Ok, allora i camion qua sono tutti puliti, trattore tutto. Forse il pick up giallo non era pulito. Quelli non lo so, però gli altri è tutto pulito. Per ripulire il pick up giallo, dov'è? Adesso tra l'altro viene che palle. Giallo, vieni qua, mono. Che palle che viene a piovere, non possiamo raccogliere. Come ci fa? Girato. E beh, io? Come si fa? Anch'io voglio farlo. Da premere R. Ma tutti possono farlo? No, mi sa che no. No, Marco, fai che tu. Che dilemma, grazie. Fallo tu, Marco, vai. Oh, che bella la pistola. Oh, a me piace un sacco pulire, È terribile. Sono mastro viscera. È uscito Pier Figlio. Guarda, che bel lavoro. Anche dentro, Ma c'è il frumento. Ma c'è ancora il frumento. C'è la cosa. Come? Aspetta. La soffoco. Ah, ma è poca roba, però. Beh, dai, direi che va bene. Quanto è, sposto? 7%. Porca bestia. Dai, vuol dire che va bene così. Siamo, stiamo già qui. Allora. Anche la casa pulisco. E adesso. Questa cuccia. Devo essere qualche contratto interessante da far domani. Mietitura, moro. Lozzo. Da quanto? 28.000. Campo? Lotto. Allora Liezar col cazzo. Però possiamo farlo in due. L'orto sì, ho capito, ma l'otto è quello più grande della mappa. È che ti dà anche il camion. È figo. Lo so, ma secondo me, secondo me ci facciamo sui 60.000 totali, anche 70.000. Ma sì, ma è. Ho capito. Campo 8. Lo facciamo la prossima live. Tanto uno che raccoglie qua. Noi facciamo io rimango chat, qua con Bumblebee. Cosa facciamo? Io lo farei. No, io rimango qua con Bumblebee. Faccio qua i campi nostri. Io lo farei. Avete messo alcol a 70. Fa crescere già nel camion la colza. Amici, ma c'è una raccoglitrice? Una mietitrebbia? Dov'è la cosa delle mietitrebbie intanto? Bumblebee qual è? È il secondo? Bumblebee, È il secondo da comprare. Qual è Bumblebee dei tre? Delle mietitrebbie? Del perché? Negozio? Non lo so. È la seconda. Moro, intanto che prima che finisca la live, portiamo già le nostre cose fine, là. Ma portiamo le nostre cose là, intanto. Va bene, Otacon. Io appoggio il Liezo. Portiamo una cosa. Noi vogliamo vedere il denaro. Dai, facciamolo la prossima volta. Beh, l'ho già preso, sto già andando là. Tanto Bumblebee qua, due secondi faccio tutto io, Mi lasci, Liezar. Non hai idea oggi, sono stato velocissimo. Marco. Magari parto dal campo piccolo. Un'ora avevi fatto una strada. Adesso vogliamo comprare il camion. Fatto due volte il giro totale. Fatto. Vogliamo comprare un camion gigante e poi 25.000 comunque. E Bumblebee ti fai fare 25.000 comunque. Solo che non possiamo prendere due mietitrebbie. No, un altro non te la compri. Sarebbe da fare, però. Ma siamo comunque in tre, non possiamo fare. Cioè. Cosa? Non ha senso comprare un altro mietitrebbie. Ne abbiamo già due. Siamo in tre. No. Vendi Bumblebee e ti prendi l'altra. Ah, un'altra grossa? Sì, ci può stare. Quello che sì. È che costa tanto. Quella io prendo il camion un po' più bello. Ma il camion lo prendiamo dopo. No. Allora facciamo così. Prendiamo il camion e poi l'altro obiettivo è prendere la seconda. Ok, va bene, sono d'accordo. E questo qua è il campo. Vengo già a portare il camion. Campo 8 si può andare semplicemente da qui a destra, tra l'altro. Liezar, avevi già messo tu il. È già tutto, basta solo raccogliere adesso. Si ha messo le erbicide. Avete adesso. Ma nel silos non è che c'è roba da raccogliere? Che vado a vendere?
può essere, io ci avevo messo un botto di roba. No, il silos ma... credo che sia vuoto in realtà. Io per me ci ho una messo cosa... un sacco di roba. Adesso che andiamo a dormire. Ma Pierfidio mi esce sempre da sotto la macchina, ma scusami. Adesso che andiamo a dormire, dormiamo il più tempo possibile, perché siccome è prevista pioggia, magari cerchiamo di saltarla direttamente. Un cacchio, Molo. No. No. No, no, l'avevamo già svuotato, sì. Da qui si fa prima. Non dormite adesso, No, no, portiamo le macchinari e poi dormiamo. Esatto. Molo sta andando in giro. Pier figlio, vieni che giochiamo con le tue palle, vieni. Ah, siamo già arrivati al campo 13, Cribbio, l'8 è più al là. Siete veramente dei miscredenti comunque, eh? Instagram non va, sì. Ho fatto un attimo così per vedere, ma... vado in fondo. La E. Ma non sta crescendo niente ancora. Ci vorrà ancora un pochino, penso. Forse ho fatto un brutto. Al massimo cos'altro posso fare? Riempio il piccolo. No, ma tanto se andiamo a dormire cresce, no? Vabbè, sì. Anzi, vado a mettere già Bumblebee in posizione, va? Un attimo, come da fare questo mestiere qua. La ratura la devo mettere via, però, se no non c'ho spazio per girare. Spostare il tutto. Questi suonano al cazzo, suonano. Porca di una puttana. Cosa suonate? Ogni volta. Però sei proprio un veramente. Ok. E Bumble mi piace perché anche in prima persona lo puoi fare. Perché le altre sono grosse, non ti certo, rendo. Certo. Ah, vado a dormire. Non lo farò, aspetta. E dai. Poi ti dico quando puoi. Adesso non lo fare. Quanto si può dormire? Voglio dormire 14 ore. Non ti azzardare, figlio di Androcchia. Ma ci stai mettendo? Esatto, è il tempo che ci vuole adesso. Non ti posso fare i miracoli, Voilà. Sto aspettando perché è un po' sfalcato. Adesso possiamo, prego. Eccoci qua. Ecco. Piove. Ok, arriva il sole. Niente. Perfetto, ma il campo, volevo perfetto. Tutto cresciuto io. Aia, non è cresciuto niente. Vabbè, cari, crescerà adesso. Spera. A me sta ancora piovendo. Già Bumblebee position. A me non piove. Per il tempo, ma è tutto. Ah no, ok, qua sta crescendo, è cresciuto tutto in quello grande. Lo faccio da questo perfetto. Verso. Quello grande è cresciuto tutto, ma io sto aspettando quello piccolo, perché quello grande. No, fai tutto... solo in verso orario, Io faccio in verso antiorario. No, quindi. Che casino poi. Aspetta. Non cresce il campo piccolo. Ma poi tu dove hai iniziato? Scusa. Dai fondo. Perché? Perché non dall'inizio? Qual è l'inizio, scusa? È l'inizio dove arrivi. E vabbè, sono andato in fondo, così tu vai da una parte e vado dall'altra. Eh no, perché adesso io inizio da dove hai iniziato tu, praticamente. È giusto, così tu, sei, tu fai la prima riga, io vado l'importante avanti, è che hai una traccia che lascia esatto. Uno dei due, in realtà. Esatto, io vado di fianco alla traccia. Però vabbè, prima così prima poi arrivo da te e mi è finita la traccia, quindi devo girare
e prendere quello interno. Ma qua il campo piccolo non è cresciuto, ragazzi. Ma ora stai sbagliando. Ma l'abbiamo fatto in maniera successiva. Cosa? Non sto sbagliando niente. Sensora. Scusa, no, scusa, devi andare adesso, in senso... No. Sto facendo antiorario, scusa. No, è giusto, giusto, vai antiorario, vai antiorario. Perché di solito facciamo sempre antiorario, sì, no, è giusto, no, è giusto. Avevo capito quello che voleva dire Lieser, sì, anche giusto, se sì. Avevamo sbagliato tutti completamente a parlare. Niente, amici, il campo piccolo non si fa, vado nel campo grande, se cresce poi... Ho sbagliato completamente a pensare a parlare, ma non ci siamo capiti. Eh sì, perché l'abbiamo sempre fatto così. Eh sì. Dai, facciamo la prima striscia, poi... Davvero fame. Io pure, sai? Un po' di famina ce l'ho oggi. Almeno il tubo di scarico resta sì, fuori. Se tanto... mettiamo che si può rovinare il campo, sì, è vero, però siccome no, non tolto ho fatto. E da tutto domani pomeriggio cosa fai? Inizio a montare il set Lego. Faccio due live che monto il set Lego, poi faccio South Park. Penso che amici, tra l'altro! Tu, oltre a Watch Dogs e Stanley Parable sull'Epic Games, c'è gratis Child of Light su Play, fino al 28, mi pare? Non erro. 28, 26? Non mi ricordo. No, 28 era. Conto lo Slave 1 di quello di Boba Fett. Child of Light non l'ho ancora mai giocato. Tra l'altro avevo anche la mezz'idea di farlo in live prima che iniziassi Dragon Quest. Tu sei bloccato adesso con Dragon Quest, quello fatto. No, ieri è stato bellissimo, però ieri è stato bello, assolutamente. Marco, mi vieni a raccattare l'orzo tra un po'? Da, ma minchia, ma è vero, ma anch'io sono quanto si sono mia. Fatto una striscia, sono il 50%. Anch'io, io sono già al 70. Dimmi tu. Vabbè, intanto qui inizio a venire, anche ma no, il camion è già qui, non c'è bisogno, te lo dico io. Marco, fallo in live merita tantissimo. Devo vedere ancora, tanto ne abbiamo di tempo prima che finisca Dragon Quest. No, lo finiamo perché è abbastanza veloce tutto, anche abbastanza. Ma che altro è scaricare tante volte quello. So. Guarda che è luna, Adesso finiamo la striscia, carichiamo, facciamo il la camion prima... e chiudiamo. Fatto che ci costa fame. Camion gigante è pare mezzo migliore più o meno, ma sì. Cosa? Il camion? Camion. Più che altro la è il rimorchio che costa tanto, perché la motrice costa sui 150.000. Giustamente usiamo il camion che c'è già lì, non devo venire io con questo. No, no, c'è qua. Anche perché sennò io non finivo più. Dai, vieni a scaricare. Sì, anche da me, vieni qua prima da me che sei già qua. Apriamo la copertura. Eurotruck. Vendere il silos lo usate poco, sì, probabile. Quello è vero, ma tanto alla fine non è che costa così tanto. Vai, vai, continua ad andare pure, che... Faccio vedere quanto costano i camioni. I camioni, 121, se prendiamo quello che costa di più, naturalmente. In realtà, sai. Penso che questo qui è il più comodo. Io prenderei il più costoso. Il man. Non so quanto... Aspetta, fa vedere. Ah, ma quanto è scuro? 500 cavalli, l'altro fa 620, però... Se... Dai, il man è il più bello. Sta venendo quale voglia intendi? Di mangiare il cioccolato. L'ultimo, no, aspetta. No, il man. E qual è il man? Il TGS 18005. Ah, ok. Però il rimorchio è quello che costa tanto. Il rimorchio, invece... E dove sono? Dove li trovo i rimorchi, okay, per il camion? Sono devo nei carrelli, non credo. Dov'è Morelli? Cassoni da carico. 150.000, questo qua? Cassone per il foraggio, raccogliere erba? No. No, 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 erano proprio i camion, l'avevo visti proprio. I carrelli? Questo qua è il 62.000, ma in realtà non costa un cazzo. Ma io ho letto... Cioè l'ultimo 78.000 costa. Ma carrello io non c'ho niente nel carrello. Nei carrelli. 80.000 questi qua, tranquilli. Ah, 30. Ah, mio Marco. No. Non se funziona. No, devi... No. Erano non fai a seguirmi, Marco. Gli ultimi io intendevo. Ma no, aspetta, non erano questi. Beh? Ah, non sei proprio sopra. Erano quelli di carrelli, l'avevo visti da altre parti. Forse avevo sbagliato a guardare. Sì,
sì, probabilmente vedendo il silos lo possiamo già prendere. Sì, vero. E allora sì. Adesso lo facciamo. E allora l'obiettivo prossimo è prendere la nuova MT3, abbiamo così da prendere due giganti. Sì. Sì, ci sta, almeno io lavoro meglio lì. Anche in caso, no, anche in caso se dobbiamo fare contratti giganti, almeno abbiamo tre MT3. Sarebbe comodo se puoi pagare l'operaio per portarti sta roba al gambo. In realtà Marco avrei finito, In realtà avrei finito, dico. Oddio, aspetta, fammi fare il calcolo. Vabbè, ormai raccolgo fino alla fine. Hai detto il men 130.000 più. Quale prendiamo? Quello che quello porta rosso, di più. Sì, l'ultimo rosso. Non lo so, il guarda Trump. Cosa cambia tra i due. Quello bianco. No, più che altro alcuni possono portare tutto. È qua da consegnare, vero? Boh. E mi sa che è qua, ragazzi, quello che lampeggia. Ah, sì, è proprio lì. Vabbè, allora è comodo, dai. Allora, Moro, il... Cacchio, si chiama quello rosso. Il cramp porta tutto. Porta 59.000 tonnellate. No, 59 tonnellate. Mentre... Finalmente il Marvin. L'ultimissimo è 60.000, quindi è 60 tonnellate, quindi una tonnellata. Però porta veramente la metà delle cose. Allora... Come scarica veloce. E quello è quello. Ma, quindi 130 più 78.000 fa 208.000. Finito questo contratto, si prende. Anzi, prova a vendere il silos, quanto costa? Sì, questo qui prendiamo. Aspetta, vediamo il silos, quanto costa, fammi vedere. Truck e dolly. Si fa vendere. No, quello lì per vendere. Eccolo qua. No. Come si vendono le cose? Sul garage, silos, 51.000. Ce la facciamo. Ci sono i semi di soia dentro che ci danno 14.000. Grazie Carlo! Allora Carlo. Vedi che c'era dentro la roba, scusa. Ma c'era? Sì. Vabbè. Grazie, non, Carlo. Prima sono andato sotto e non raccoglievo. Anche a me non faceva. Grazie mille Carlo. Non è che forse era puoi raccogliere solo... Compro io, Moro, il camion. Vai. Compro io, dai. Abbiamo detto... Questo lo lasciamo qua, così la prossima volta siamo a posto. Abbiamo detto il men. Aspetta, compro. Fammi vedere. No, fammelo comprare a me che scegliamo il colore. Vai. Allora, io compro il carico. Allora, tanto carico. Di che colore lo prendiamo? Grazie, rosa. Giulio P. Prendiamo tutto rosa. Con voi, però, aspetta, il carico non credo si possa cambiare colore. Infatti, quello lo compro. No. Rosa, dicono. Certo. Ok, carico comprato. Okay. Cosa schioppi? Eccolo qua. E fammelo vedere, Liezar. Volevo subito. Vedere se si attacca, che magari abbiamo sbagliato. Ma che bello. Prova ad attaccarlo, vedere se funziona. Anche viola il suo perché. Beh, viola è sempre bello. Certo che rosa e rosso non si può vedere. Ok, guarda che bello. Perfetto, ecco, salvare. E poi andiamo avanti. Boh. Bene, il prossimo obiettivo è nuova MT3. Sì. Allora, e poi nuova partita. Dai, dai, che io qua sono ci bello. Ci siamo. Carico, la prossima volta faccio tutti i campi con Bumblebee. Non ho sbagliato, aperto... Sei uscito dalla chiamata. Sì. Ok, amici, quindi... Questa sera, tra l'altro, facciamo Sea of Thieves. Il la nuovo update, tra l'altro, c'è. Quindi... No, facciamo l'arena, facciamo. Ma facciamo l'arena, facciamo? Sì. Ok, è vero, non mi ricordavo. Quindi facciamo la, ci spasta, ci, come si dice, ci spariamo su Sea of Thieves questa sera e poi invece Farming Simulator lo continuiamo venerdì mattina. Domani mattina facciamo Animal Crossing io e Marco, va bene? Siamo la 12 ore. Esatto. Ciao belli. Buonanotte.